ese amor llega así en esta manera, no tiene la culpa. Caballo de la sabana. Buonasera, 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 ben arrivati. Mamma mia, l'ansia ci sta divorando vivi, questa è la grande verità, anche perché ci rendiamo conto che ovviamente questa può essere la partita della svolta, quella che ti cambia la vita, quella che ti fa scavalcare una posizione, quella che magari in prospettiva futura ti può anche avvicinare a quel quarto posto che è sotto il minimo che la Roma deve fare. Stiamo sentendo tante chiacchiere, sappiamo bene che ci sono poi ovviamente delle guide che ti incanalano ad avere dei problemi con i giocatori della Roma, perché questa purtroppo è la stampa, probabilmente succederà anche dall'altra parte del fiume per qualche altra maniera, per qualche altra situazione. Certo è che mettere già, come stanno facendo in tanti, De Rossi sul mercato, io non ci credo. Io l'unica cosa di cui sono certo è che domenica ore 15 al Maracanã Olimpico Roma ci sarà anche Daniele De Rossi insieme a Totti e gli altri, per una partita che deve sancire quella ripresa che si è vista ovviamente con la partita del Palermo, perché poi quando le batti facili le squadre sembra che sono tutti pizza e fighi, sono squadre da poco, invece in Serie A secondo me non esiste tutto questo, abbiamo visto addirittura ieri il grande Barcellona perdere, che non so, è un evento per quello che è il calcio, però certo è che oggi da questa settimana, direi anche da una decina di giorni a questa parte, tutta l'attenzione è ovviamente dedicata a questo derby che si trova con quelli all'altra parte del fiume a 19, la Roma a 17, quindi potete ben immaginare quelle che possono essere le emozioni, le sensazioni che si provano. C'è gente che ha già il mal di pancia da lunedì o da domenica sera, finita la partita, ma noi dobbiamo andare comunque avanti per la nostra strada, essere convinti che quello che si sta facendo alla Roma è qualcosa di importante sia per il futuro prossimo che per quello attuale, quello che succederà tra tre giorni. Tutto esaurito. È inutile che ci stiamo a girare intorno. Le emozioni, lo ripeto, sono talmente forti, talmente grandi, che a volte ti soverchiano. E grazie a Dio che poi di questi periodi di gramma, di crisi, dove tante cose non vanno bene, almeno potersi distrarre un paio d'ore o qualcosa di più durante la settimana è sicuramente qualcosa di estremamente importante. Però io vorrei evitare questa sera, lo dico agli amici che magari chiameranno e via discorrendo, ecco, io direi che il discorso De Rossi lo lasciamo da una parte, perché De Rossi, fino a prova contraria, è un pilastro di questa Roma, non credo che ci siano altre situazioni, altri pensieri per il futuro, quindi poi staremo a vedere quello che succede. Per il momento viviamoci tutto con grande attenzione, anche con grande speranza di vedere intanto una gran partita, e magari in quella partita la Roma che dirà ci siamo anche noi, visto che tutti hanno un po' di problemi, avete visto la Juventus perdere anche in maniera importante con l'Inter, quell'Inter che abbiamo battuto 3-1 a casa loro. Insomma, questo è il campionato che sembra del Ciapanò, dove tutti stanno ad aspettare qualcuno. Però iniziamo. Intanto vi dico subito che sta per arrivare Lamberto Leonardi, il grande ex di Roma, Juventus, allenatore di tantissime squadre, 7-8 promozioni nel suo curricula o curriculum vitae, fate come vi pare. E poi sta anche arrivando Mauro Macedonio, che è il caporedattore della chiaramente del Romanista. Però intanto abbiamo qui la nostra Sara Airò, che sta, come vedete, riscuotendo un grandissimo successo. Poi vedremo quello che succede. È la verità, non sono esagerato, è la verità. È d'accordo, signor Giannini, sul successo di Sara Airò? È d'accordo, se lo dice... Antonio, aggiungo che oggi sta qui con me in studio mia madre. Ah, ecco, diamo un saluto anche alla mamma di Sara. Tutto bene? Abbiamo fatto un cambio con Mirella, va bene. Sì, Mirella sta a casa oggi. Allora, Sara Airò, intanto presentiamo quelli che sono gli ospiti. Attendendo sì. Gli altri. Sì, se arrivano. Arrivano. Ma se ne arrivano, lo sai come funziona, no? Se levano in serie. Esatto. Il solito. Abbiamo... Scusa, Sara. Niente. Non lo fa apposta per mettere in difficoltà, ma è proprio cattivo dentro. Tu non lo vedi così che sembra... Allora io comincio da... Brava. Da Sabatino Mangiafave. Sì. Mitica. Presidente del Roma Club Franco Sensi. Il nostro amico Fabrizio Di Francesco. Nonché vicepresidente dell'AIRC,
quindi l'associazione italiana Roma Club. E infine pensore Luca di Gran... No, dopo. No, Colantoni. Colasanti poi ci crede. Poi ci crede con Colasanti. Colantoni, mi piacerebbe essere Colasanti, sì. Quello ricco. Stavo dicendo di Fabrizio che chiaramente poi lui ha tutto il polso di quella che è la situazione locale, no? Perché credo che già lì, insomma, vi sarete dati da fano. Come si fa? Andiamo di sopra, andiamo di sotto, vabbè, poi ne parliamo. Luca Colantoni, l'hai detto? Sì. Dai. Male, però... Luca, ho detto Luca Colantoni, capo redattore di football. Questa copertina nuova. No, a parte che sono tra le copertine più belle in assoluto dell'editoria italiana, a mio modo di vedere. Le costa più la copertina che tutto il contenuto dentro, perché so che è sicuro, io so tante cose. Guarda che bella, guarda che bella questa volta. È spettacolare, spettacolare. Abbiamo anche la funzione dei messaggi, per cui chiaramente Sara li regge. Anche quelli che sono arrivati su Facebook, che siete tantissimi, non credevo mai tanti, però è vero, siamo sui 285.290.000 utenti. Questa è una bella cosa, diciamoci la verità. Dopodiché laggiù, in attesa di essere proclamato, acclamato, fa finta di niente, Piero Mirigliano. Buonasera Antonio. Allora, Piero Mirigliano, che come ricordo ormai da un paio di anni a questa parte, due sue canzoni scritte da lui nella Iparei in Sud America, che sta spopolando e andando come un elettrotreno. Poi hai scritto un nuovo CD, hai messo su un nuovo CD con 12 canzoni dedicate esclusivamente alla nostra città di Roma. E ti pare niente? E stasera ne canto un'altra. Senti, siccome andiamo tanto a te, ti interessa solo la moneta, ormai sei diventato reale. Una volta scrivevi col cuore. Già arrivato un messaggio, Antonio. Lo leggiamo dopo, però. Certo. Che dobbiamo dire? Visto che è semenale, sto CD è in vendita, già in vendita. Dove devono chiedere? Lo possono, si può acquistare su iTunes, ormai la vendita è via internet, no? Oppure scrivere un'email a pieromirigliano@.it e magari gli viene recapitato direttamente a casa. Perfetto, salutiamo tutti gli amici che ci sono venuti a trovare questa sera. Andiamo in pubblicità, ma prima ancora di andare in pubblicità vi devo rappresentare un nuovo amico della trasmissione, un qualcuno che potrà in qualche modo farvi fare pace con la tasca, nello stesso tempo mettervi in condizioni di avere un sorriso smagliante. Sto parlando dell'Istituto Implantologico Italiano, dove francamente lì trovate dall'A alla Z qualche cosa di incredibile. Di solito andate al dentista e per fare l'ortopanoramica dovete andare a fare la lastra da un'altra parte o altri esami del genere. Ecco, lì sicuramente tutto questo non succede. Arrivate, intanto la notizia buona è che voi per fare la prima visita non spenderete una lira, ortopanoramica completa, quindi saprete quello che dovete fare, quello che non dovete fare, vi cureranno in una maniera incredibile senza spendere un centesimo. Questo lo posso sottolineare perché ero lì in attesa del dottor Giannini e ho sentito varia gente che si è presentata proprio per poter farsi controllare la bocca e dice: quanto devo dare? Niente. La prima visita, voi non spendete un centesimo e oltre che non spendete un centesimo dovete sapere che se andate a nome nostro, andate a nome degli altri, non mi danno niente, ma se andate a nome nostro vi danno anche una borsetta igienica dove c'è il dentifricio, c'è lo spazzolino, ci sono varie cose, è veramente un cadeau, un pensiero per la gente. Loro riescono ad ammortizzare i costi di materiale di prima qualità unicamente con la quantità di gente. È stata un'idea fantastica. Anziché togliere tanto a pochi, loro tolgono poco a tanti per avere il sorriso più bello d'Europa, per non dire del mondo. Questo è l'Istituto Implantologico Italiano. Andiamo in pubblicità, facciamolo vedere intanto, e poi chiamo io la pubblicità. Facciamolo vedere perché è veramente interessante. Vai, regia! Problemi di denti? Affidati alle cure dell'Istituto Implantologico Italiano. Leader in odontoiatria, dispone delle migliori attrezzature e dei migliori sistemi diagnostici. I suoi specialisti sono in grado di risolvere velocemente ogni problematica legata ai tuoi denti. Implantologia, rigenerazione ossea. È possibile entrare alle 9 ed uscire alle 12 già con i denti in bocca. Chiama il numero verde 800 58 49 58 per prenotare una visita gratuita. Oppure istitutoimplantologicoitaliano.it, il dentista delle famiglie italiane.
Allora, questa purtroppo. No, no, aspettiamo un attimo di break, regia, vi prego, rimandatemi in onda, anche perché è giusto. Devo aggiungere che poi con il numero verde vi indirizzano verso uno dei centri che è più vicino a casa vostra, nella zona in cui vi trovate, che può essere San Giovanni, che può essere qualsiasi parte di Roma, i Parioli, tanto per citarne qualcuno. È veramente qualche cosa di straordinario. E non lo dico soltanto per una mera questione di denaro, perché la fortuna di poter pubblicizzare un qualche cosa che per voi sarà eccezionale è quel qualcosa che a me mi intriga, e quindi al di là del lavoro, della professione e tutto il resto, mi indica di dire a voi: andate all'Istituto Implantologico Italiano. Andiamo in pubblicità. Osteria Don Ciro, nel porto turistico di Ostia, il primo ristorante di pesce low cost d'Italia. Di fronte al mare potrai mangiare i mitici spaghetti alle telline e la fritturina di paranze e calamari con un conto finale garantito low cost che non supera mai i 29 euro, bevande comprese. Osteria Don Ciro, aperto a pranzo e cena al porto turistico di Ostia, in via Duca degli Abruzzi 84 con parcheggio interno gratuito. Telefono 06 56 98 262. Ricorda 06 56 98 262. Quando si parla in strada di competenze e affidabilità, si parla di Veloce. Riparazioni veicoli a 360 gradi, dalle auto d'epoca alle moderne e super lusso, con la professionalità che da oltre 40 anni ci differenzia su Roma. Veloce è carrozzeria, meccanica, centro gomme, convenzionato con tutte le compagnie assicurative e di noleggio, legale in sede, con rimborso immediato per i danni materiali e lesioni fisiche. Veloce SRL, via Giuseppe Devers 62, Roma, zona Romanina, 06 72 34 348, www.carrozzeriaveloce.it. Paolo D'Alessio, arte orafa. Maestro orafo da oltre 20 anni crea gioielli. Inoltre esegue incisioni, riparazioni, incassonature, infilature collane, riparazioni su argenteria, ripara persino orologi a cuffie. Rivolgetevi con fiducia al laboratorio orafo di Paolo D'Alessio. Troverete anche una vasta gamma di orologi e tanto, tanto altro a prezzi davvero concorrenziali. Paolo D'Alessio, arte orafa. Via Trionfale 13840, presso il centro commerciale La Giustiniana. E allora rientriamo perché qui poi cos'è il primo dei tanti messaggi che sono arrivati? Sandoval, che ogni giovedì scrive. E che cosa ti ha scritto? Ha scritto: sempre Forza Roma, vivo Orazio e Curiazzi, Sara sei bellissima. Ecco perché. Grazie. Grazie. Non lo fare più. Allora, ripartiamo. Non lo facciamo più. Sì. Vuoi dirmi qual è il tuo pensiero per quella che sarà una partita che ormai sta tenendo in fibrillazione tutta la città, sia anche da troppo, una parte che dall'altra, anche troppo. Forse anche troppo, tant'è, grazie, perché riesci a darmi lo spunto, perché prima quasi l'avevo dimenticato. Io devo dire la verità, io sono molto con Zeman quando afferma, almeno per quello che riguarda i suoi giocatori, perché io credo che di adrenalina nel sangue ne abbiano già a sufficienza, senza che ci sia un allenatore a riempirli ancora di problematiche nel dirgli: questa è una partita, mamma mia, non c'è niente a vedere con le altre. Noi lo sappiamo che il derby è il derby, lo sa anche Zeman, non è un cretino. Sicuramente questo suo modo di fare potrebbe far sì che
si vada verso la partita con meno pensieri, con meno problemi di quanti invece non ne abbiamo avuto in altri anni. Abbiamo visto anche due simboli di questa Roma, De Rossi e Totti, addirittura tolti da una partita poi vinta, proprio perché sentono in maniera importante l'evento. Il momento che qualcuno non li carica di questa responsabilità potrebbe anche essere che domenica a ore 15 magari si divertono anche loro. A te. Zeman è bravo a lavorare sulla mente dei giocatori e questo lo sappiamo, quindi i giocatori devono fare in questi giorni, questi due giorni che mancano, devono fare opera su se stessi, non devono leggere troppo, non devono ascoltare troppo quello che accade fuori da Trigoria, perché quello è il pericolo. Come al solito parto dalla cosa negativa, così ci togliamo subito, certo, il famoso dente. Il dente. Mi pare di leggere commenti sui social, su sì, Facebook, troppi. Twitter e quant'altro, troppi commenti, e mi sembra di aver capito che c'è anche c'è qualcuno che tifoso della Roma che magari non aspetta altro che una sconfitta nel derby. Certo. Vabbè, i cretini e questo, e questa è la cosa forse più brutta che può accadere, perché possiamo tifare contro avere dei contrasti con una società, con dei giocatori, con la dirigenza, con chi vogliamo, però tifare contro i propri colori, la propria squadra, credo che non sia da tifoso vero, sia da tifoso di terzo ordine, che non merita ovviamente di tifare per la Roma. Chiusa questa parentesi, io sul derby non faccio pronostici, ovviamente, come mio solito, come mio costume. Sono sicuro però che questo finalmente sarà lo spartiacque. Cioè, bisognava arrivare al derby. Io penso che sia uno spartiacque. Anche la Roma, qualcuno dice che è stata la partita col Palermo, che poi dicono... No, la partita col Palermo è stata fin troppo facile. A me dispiace per il Palermo perché, tra altre cose, parentesi, abbiamo anche avuto... Sì, però noi dobbiamo anche dire che tutti gli avversari affrontati dalla Roma, tranne i piemontesi, io credo che la Roma, quando ha giocato proprio a palline. Poi lei si ferma e gli altri ti fanno nero, è un altro discorso. Io credo che sia però passato... Però certo è che la Roma sa che non deve assolutamente temere nessuno, secondo me neanche la stessa assolutamente Juventus. Io credo fortemente che sia passata, avendo visto la partita col Palermo, che ripeto è stato poco più di un allenamento, perché il Palermo purtroppo è poca cosa in questo momento, però quantomeno non si è visto il quarto d'ora Roma, certo, il quarto d'ora in negativo, certo, della Roma, quello lascia ben sperare. E secondo me domenica bisognava arrivare al derby per arrivare a questa sorta di spartiacque. Il derby, partita importantissima, perché a Roma è quella che ti fa salire di a Roma di è una, la madre di tutte le partite, come a Milano quando c'è il derby della Madonnina, è quella che servirà a fare il passaggio successivo, o meglio, ovvero a non fermarsi più probabilmente. Intanto vi dico che non questo giovedì ma il prossimo giovedì con noi sarà anche il vicepresidente della Regione Lazio Luciano Ciocchetti, e chiaramente poi ritornerà con noi, grande romanista, grandissimo romanista, e poi ritornerà con noi anche il dottor Del Greco, anche perché ci sono stati dei problemi, avete sentito un po' quello che succede nella nostra città, e lui chiaramente, che è il direttore di Porti e Aeroporti Centro Italia, insomma, deve essere lì ogni tanto al chiodo. Fabrizio. Ma che vuoi che ti dica, la Roma arriva a questo derby abbastanza serena e tranquilla. Parliamo un secondo della partita di domenica scorsa, che mi è sembrata finalmente una Roma in grado di mettere in pratica i suggerimenti dell'allenatore, e sono convinto che man mano che passeranno le giornate giocherà sempre meglio nell'ottica di un calcio zemaniano. Certo. La costante positiva è che Totti, Lamela e Osvaldo continuano a segnare. Non è una costante da poco. No, assolutamente. Marchinhos ormai è diventato un punto della difesa insostituibile, da ragazzo diciottenne mezzo sconosciuto è diventato un punto fermo. Alla Lazio ci arriviamo, secondo me, serenamente. La Lazio sta giocando stasera, spero che possa stancarsi. Sì, poi senti, io sono 35 anni che faccio il giornalista, non due giorni, però sento delle panzane, delle frescacce che sono assolutamente allucinanti. Secondo da che parte stai, no? Perché magari no, la partita infrasettimanale non crea problemi, se non crea problemi allora stanca, di chi parliamo ogni volta quando si parla che si gioca troppo e via tanto discorrendo. È vero che si dice è un vantaggio, se la Roma non ne approfitta. Chi non ha le coppe è più, esattamente. È più allora, siccome senti delle fesserie preparato, non ti riescono più, vista, un po' di rabbia ti viene, no? Certo. Fabrizio. Se è sentita qualche polemica, ma non voglio parlare di De Rossi in particolare, ma
No, io direi proprio De Rossi, no, lasciamolo stare. No, ma voglio sentire queste voci che girano, la Roma l'ha messo in vendita, ma non è vero. Baldini ha detto solamente che se arriveranno le proposte le valuteranno, come hanno sempre fatto, come tutte le squadre fanno. Ah, però, scusami, ti blocco, ma solo perché stavo facendo una gaffa enorme. C'è Simone Altobelli, come sapete, giocatore Inter, Lecce, Roma e via discorrendo, che si è operato, come sapete, due settimane fa. Sembra che il problema non è stato eliminato del tutto, tant'è che molto probabilmente, non molto probabilmente, sicuramente lunedì dovrà subire un altro intervento, e per uno come lui, che è una molla, che allena i ragazzi e via discorrendo, insomma, questo momento di immobilità voleva dirlo, perché magari non venendo qui da due settimane qualcuno chissà cosa poteva pensare. È soltanto per problemi di salute, e speriamo che Simone non solo torni qui ma torni sui campi di calcio come ha fatto. Quindi so che ci stai guardando, Simone, un grande grande grande, ciao, Simo, grande abbraccio da parte di tutti noi. No, sì, abbiamo, sentiamo chi è in linea allora. Pronto? Pronto? Sono Angelo da Viterbo. Buonasera, pronto? Sono Angelo da Viterbo. Salve Angelo da Viterbo, come ciao, stai? Antonio, tutto bene, un piacere sentirti. Sono d'accordo con Colantuono. Io sì. Allenatore dell'Atalanta. Dopo di Colantoni, se no questo mi si arrabbia. Colantoni, ma lui lo sa che sei Colantoni, non ti preoccupare. Ma io ci scherzo. No, non ci scherzi, che poi me lo scrivi. Ma pure la maestra a scuola chiamava. Vai tranquillo, Angelo. Dopo Genova avevo detto che era un fuoco di paglia a Genova, e così si è verificato. Io, se non sistema la difesa, non c'è Zema che tiene, perché non vedo tranquilla la Roma, la vedo una partita la fa buona con la quadrettuccia sì. E poi dopo Napoli, dai, non... Angelo, abbassa poco bene. Poco la tua televisione, per gentilezza, se no rimbombiamo. Però va anche detto che non solo a parer mio, ma anche a parere di tanti altri che hanno lealtà e correttezza, per cui Piris sta meravigliando tutti quelli che l'hanno affondato nelle prime 4, 5, 6 partite di campionato, etichettandolo con epiteti poco gratificanti, hanno dovuto ricredersi, perché Piris è un signor giocatore. Questo vale anche per Castan, credo. E non è che possiamo metterci a discutere Balzaretti, Nazionale e tutto il resto. Quindi a un certo punto credo che la difesa della Roma, se starà attenta, perché poi le occasioni, sia che sei bardato, sia che fai il catenaccio, l'avversario in una maniera o nell'altra ce l'ha. È chiaro che se stai passando anche un periodo non particolarmente florido, e come ti vanno sotto porta ti fanno male, no? L'abbiamo visto anche in tante occasioni dove la Roma meritava di stare avanti. Vai, vai Angelo. Tu c'hai ragione, per carità, tu sei tifoso come sono tifoso io, però l'evidenza è un'altra. Io quando la Roma gioca, come quattro pellegrini che ci hanno davanti all'altra squadra, ci mettono paura. Questo è un altro problema, e qui non è il tifoso che parla ma il giornalista. Sicuramente e un po' di timore ce l'abbiamo noi, no? Perché anche noi ci aspettavamo contro il Palermo 1-0, 2-0, mo che succede? Perché questa è la realtà, senza prenderci in giro. Poi invece la Roma ha continuato a giocare, ma non tanto perché era il Palermo, perché fosse capitata in quella partita la Sampdoria, l'Atalanta, il Catania, sicuramente la Roma avrebbe vinto la partita, non ci piove. Antonio, io t'ho detto tifoso, ma tu sei un grande giornalista, per carità, ma figurati. Però sai, ci conosciamo, ci sentiamo da tanto tempo, certo. Me lo posso pure permettere. Come no, ma come no? Però, guarda che mi gratifica il tuo darmi del tifoso, è gratificante, Angelo, non è che mi posso offendere. Ma guarda che siamo tifosi tutti, per carità, io invece magno il cuore quando perdo la Roma, però delle volte vedendo una sconfitta, che pure, guarda, noi abbiamo aperto delle partite giuste perché abbiamo giocato male. È vero. Senti, prima che chiudi, però devi essere sintetico. Hai un ricordo che è indelebile nel tuo cuore per uno di questi derby che hai vissuto, visto che non sei 4, più un ragazzino? 4-0, 4 gol di Montella. Quello ti è rimasto nel cuore, sì. E poi un altro bello è stato quando ha vinto Mazzone 3-0 proprio con Zeman. E come no? Zeman era con la Lazio, sì. Angelo, io ti do un grande abbraccio. Poi se ti capita, visto che stai a Viterbo, anche lì c'è l'Istituto Implantologico Italiano, se c'hai problemi di denti vai a nome mio, così ti trattano alla grande. Grazie Antonio.
un abbraccio forte. Sì, ciao, anche ciao Angelino, è fortissimamente ciao, Roma. Ciao. Ma sei da Roma, ma che campi a fa? Antonio, allora, scusa una cosa, sì. Per completare il discorso di Fabrizio. Sì, completalo. No, che diceva che la gara infrasettimanale porta comunque dei, certo, dei come problemi. No, certo. Lo sa benissimo Pektovic, sì. So che ci sarà la replica, quindi a chi sì, sta seguendo la replica in questo momento faccia finta che una piccola parentesi. Sì. In questo momento sta giocando la Lazio la sì. partita di Europa League. Sì, come sta andando tu? 0-0. Pektovic ha messo in campo una formazione di 10 undicesimi di differenza con la partita di campionato. Solo. Ha lasciato in panchina Klose, Candreva, Hernanes, Mauri, Biava, Lulic, Bizzarri. In campo c'è Scaloni, Siani, Cana, Radu, Gonzales, Onazi, Floccari, Zarate, Kozak. Prende tutte le riserve. Beh, una cosa da poco. A riprova che anche Pektovic può dire quanto vuole che il derby è una partita come tutte le altre, però... ma c'ha una paura fottuta perché ha messo in campo mi sembra solo le riserve. Allora, intanto la buonasera al caporedattore del Romanista Mauro Macedonio, che è venuto buonasera dall'altra parte del mondo. Ma ne valeva la pena, diciamoci la verità. Sì, allora, prima sentiamo. Stavi finendo, Fabrizio? Vuoi finire il concerto? Vabbè. Allora, sentiamo Sabatino Mangiafame. Intanto sta arrivando anche il tuo amico Lamberto. Tuo piazzo lì. Perfetto. Sai come ti diverti? Allora, Sabatino? Antonio, c'è poco, credo che ci sia poco da dire. Il tifoso vuole vincere questa tu come partita. La vivi sto ecco tu da tifoso Puro Sangue, da presidente di Roma Club, come vivi questo momento? La sentiamo molto come la sentono tutti quanti il vero romanista la sente molto. Vorremmo mai che non venisse mai da un certo punto di vista, ma nello stesso tempo non vediamo l'ora. Questa è la verità. È così. Come tutte le cose, no? Quando sì. arriva il momento delle vacanze, come il momento delle vacanze passano in due secondi, È vero. Una curiosità. Sì. Credo che la Roma metterà in campo una delle formazioni la più giovane che abbia mai giocato nel derby. Sì, sui 24, 26, 25, non mi ricordo bene. Sì, qualcosa del genere, però lui forse ce lo saprà dire ancora in maniera più attenta. Volevi finire? Sì, chiudo dicendo che sono abbastanza tranquillo perché ho visto la Roma più equilibrata in effetti. È riuscita a dosare durante la partita le energie col Palermo, non ci sono stati cali. E credo che Zeman sta riuscendo a infondere, a spiegare meglio. Ed è stato bello anche il gesto poi di Zeman nei confronti di De Rossi, quando si è preoccupato se cosa sì, era sì. successo l'ha o meno, per far spogliatore. Vedere che non c'è chiaramente nessuna positivo. Animosità, no? Che questo è importante. Mi leggi due di questi sogni della gente per quello che sono i loro ricordi più belli, come questo qui di Simone... Lupacchiotto giallo-rosso. Quello con un bel ricordo per me è il derby dell'1-5 del 2002. Invece quello più emozionante per me è l'1-4 del 1999. Hai capito? Poi... Sì, sentiamo Chiellini e poi do subito la parola a Mauro Macedonio che lo faccio riprendere perché è arrivato trafelato dall'altra parte del mondo. Pronto? Buonasera, signor Antonio. Buonasera, senza signore. Buonasera, benvenuto a casa, spero. Ha segnato in questo momento Kozak. Vai. Non ti è piaciuta? Salutino al mio presidente che sta proprio come inquadratura, sta proprio bene. È bello, eh? Beh, insomma, bello c'ho il coraggio mio, però. Insomma. Sabatino tocca lasciarlo perdere. Guarda, se mi fa fare l'inquadratura in prima, gli do un bacio e lo faccio. L'importante è fammi sentire fortissimamente Roma e poi ti saluto. Forza Roma sempre. No, che forza Roma, fortissimamente Luciano, Roma. Forza Luciano. Roma dicono tutti, che gusto c'è. Ciao Luciano. Luciano. Svegliate Luciano. Forza Roma, Luciano, dai. Io voglio fare un saluto a tutti quanti, tutti grazie. Della Roma. Grazie Luciano. E domenica mi è piaciuto come ha giocato. Però, e vediamo quello che succede. A me è rimasta solo una cosa che è impressa che per il portiere che gli avevo detto proprio non va. Vediamo che succede domenica, ore 15, Maracolimpico Roma. Domenica se vince, tanto... Vabbè, dillo tu, io sono leggermente scaramantico. Un abbraccio, forte. Ciao Luciano. Tanto Sabatino che hanno... Sì, Luciano, bisogna che ci lasci. Lasciaci, Luciano, ciao. Allora, ciao, Luciano. Ciao, grande. Sempre, Mauro Macedonio.
Ah, ti devo fare pure la domanda. Il capolavoro romanista. Dimmi da dove vogliamo partire e via. Guarda, io, vedete con che cosa sono ridotto io. Capolavoro romanista, dimmi. No, dimmi da dove vuoi partire. Voglio possiamo partire fare, da come possiamo... stai vivendo tu, da giornalista. In maniera abbastanza giornale unico, devo dire. Anche dedicato, se... scusa, il giornale 1 dedicato alla squadra di calcio, che sono romanista, tutto il resto è noia. Ah, come la vivi tu e che cosa ti aspetti? Allora, in generale mi sembra di capire che ci sia effettivamente... non dico maggior tensione, però insomma la si sta vivendo in maniera certamente particolare, forse in maniera anche più forte di quanto si sono stati vissuti i due derby dell'anno scorso. Certo. Lo percepisci, lo senti, insomma, sì, no? Che c'è certamente una tensione, ma non di quelle cattive. Sì, sì, no, assolutamente. Ma si sente che si aspetta questa partita in maniera incredibile. Io personalmente sono abbastanza tranquillo, abbastanza sereno. Poi è vero pure che il momento in cui poi il derby comincia, insomma, è chiaro che entri in un altro stato d'animo. Insomma, certo, quello mi sembra inevitabile. Lui aveva ragione, anche perché poi. Questa è veramente la partita in un senso della svolta, no? Perché se tu riesci a portare a fare risultati. Quest'anno l'abbiamo detto di più partite, sì, cioè, l'abbiamo detto, perché la svolta no? Doveva esserlo e sembrava esserlo quella giocata a Genova, quella con l'Atalanta, poi in qualche modo lo è diventata questa contro il Palermo, perché obiettivamente insomma, abbiamo visto finalmente una squadra tenere il campo per tutti i 90 minuti, certo. Quindi come avere quella concentrazione di cui si era parlato tante Fabrizio. Volte e quella concentrazione che veniva a mancare, insomma, i cali di tensione, i blackout, tutto questo fortunatamente col Palermo non c'è stato. C'è chi ha detto perché il Palermo è poca cosa, io sinceramente insomma concordo fino a un certo punto, nel senso anch'io. Che è vero che il Palermo per carità non ha fatto questa grandissima figura e obiettivamente insomma è sembrata non una squadra non così temibile, però insomma non sarei poi così drastico insomma nei giudizi e comunque insomma un Palermo in campo c'è stato, credo che se non ha potuto esprimere più di tanto, cosa che invece aveva fatto anche solo pochi giorni prima contro il Milan, è anche perché la Roma l'ha messa nelle condizioni evidentemente di certo, non poter mai fare un tiro in porta. Qui stavo dicendo prima che tu arrivassi, Mauro, anche il discorso di Piris, che adesso tutti si stanno ricredendo, no? Tanto per dire che sono talmente fallaci, fallibili. Sì, uno che sta crescendo di volta in volta. No, io credo che abbia meravigliato tantissimo la tifoseria e non solo la tifoseria. Tanti colleghi hanno fatto marcia indietro sulle proprie valutazioni nei confronti di questo giocatore, che non era quello che loro avevano dipinto, quello che doveva andare ma via certo. Da un momento all'altro, e che Zeman ha dimostrato una volta di più che un uomo straordinario, perché la Mela ha messo in condizioni di diventare un giocatore straordinario, secondo me non voglio parlare, ma la Mela mi sembra che forse con la scuola Totti, con la guida di Totti, perché quando tu hai un fuoriclasse come Francesco Totti in campo diventa tutto semplice, tutto più facile se viene supportato, ma Piris era l'oggetto misterioso che poi invece ha detto ci sono anch'io. Bisognava dare un po' di tempo, far sì che soprattutto alcuni giocatori, ecco, come Piris e non solo lui, insomma, si inserissero evidentemente un po' alla volta, capissero fino in fondo quali erano i meccanismi di gioco e quindi che cosa realmente chiedeva loro. Certo. Zeman e i risultati abbiamo cominciato poi, a vedere. Abbiamo onesto, visto una squadra. Due mesi di preparazione e una fesseria. No, abbiamo visto una squadra certamente una molto squadra più equilibrata, che ha saputo muoversi come Zeman vuole, cioè una squadra che non aveva più quella frattura tra linea difensiva e centrocampo, e come invece erano scemi con Piris e magari con Dodò o con altri. Piano piano vediamo che la Mela è un signor giocatore. La Mela è molto più che un signor giocatore, lo so bene, un ragazzo del 92, mi tengo un ragazzo basso. Che ha 20 anni. Mi tengo basso. Però chiaro è che invece le scelte fatte, poi è chiaro che se prendi 10-12 giocatori, uno o due puoi anche topparli, questo fa parte anche della legge dei grandi numeri, sempre che poi magari si rivelino anche questi invece giocatori importanti. Piris è uno di quelli su cui io francamente...
ero convinto che potesse dare la sua da un momento all'altro, perché Zeman, che è un maestro del calcio, poi può stare simpatico, antipatico, per quello ti pare a te, ma di calcio bisogna lasciarlo perdere. Allora, prima, ma mi sembra che uno di Palermo, anche Taxidis, abbia già dimostrato qualcosa di più, insomma, molto di più, anzi di quanto poteva aver dimostrato nelle partite precedenti. Hai perfettamente quindi, ragione. E quindi io da questo punto di vista sono più che fiducioso. Anch'io. Ripeto, vivo questa vigilia in maniera molto, al momento molto tranquilla. Molto abbiamo serena. Ancora un'ora e mezza, voglia a certo. Dire. Intanto devo mandare un abbraccio all'ex presidente del Roma Club Vignanello, che poi fu quello dove 2-1, 2-2, non mi ricordo, 10-11 anni fa, abbiamo fatto la prima diretta in esterna proprio lì da Vignanello, e lui era quello che aveva organizzato un po' tutto questo, quindi gli do un grande abbraccio e convinto che la Roma sarà quel che sarà. Beh, uno dei tanti bei, come dire, centri del Viterbese, insomma. Allora, leggiamo un paio di questi, poi andiamo in pubblicità. Christopher Totti Martin, sì. Il più bello è stato quando Montellino fece un poker, un solo misero gol della bandiera della Lazio, un gol da paura, un cucchiaio con un'eleganza. Questo? Stefano Cacciapuoti, il gol di Aquilani nel derby delle 11 vittorie consecutive. Hai capito? Anche questo è reale, non è... Di. I signori giovani dimenticano episodi che sono legati alla mia giovinezza, sì. All'infanzia. Vabbè, tu ti ricordi pure 1-0 gol di Pedro Manfredini a San Siro. Certo che me lo ricordo. Lo so che te lo ricordi, l'hai stampato qui. Tu ricorderai quando Francesco Rocca fece talmente impazzire D'Amico che l'allenatore fu costretto a toglierlo, un D'Amico in lacrime che riuscì a giocare dal campo, Rocca l'aveva fatto impazzire completamente. E lì non eravamo neanche più ragazzini, eravamo già grandi. Era grandi. Allora, prima di andare in pubblicità vi voglio ancora una volta ricordare l'Istituto Implantologico Italiano, vi rammento che questo è un centro che fa, è anche benemerito per il sociale, perché riescono, dandovi materiali di primissima scelta, certificati, garantiti, quindi le chiacchiere stanno a zero, qualsiasi cosa vi mettono in bocca è certificata, potete star certi di quello che è. Vi ricordo ancora una volta, la prima visita, compresa l'orto panoramica, è assolutamente gratuita, non vi chiederanno neanche un centesimo. Poi deciderete voi se avete qualche problema, magari potete stare con la bocca perfetta, magari neanche una carie, succede anche questo, grazie a Dio. Però sappiate che se dovete sistemare la bocca, se avete un pensiero per i soldi o per l'altro, loro sono addirittura associati, no? Si fanno consigliare dalla Deutsche Bank, per cui potete anche pagare 30, 50, 60 euro al mese per sistemare la bocca. Nel giro di 2 giorni avete la risposta e il terzo giorno, se prendete un appuntamento, magari riescono anche a definire tutto il vostro lavoro, come dice anche lo spot, entrate alle 9, a mezzogiorno avete tutti i vostri denti in bocca. Questo è l'Istituto Implantologico Italiano. Mandiamo lo spot e poi ancora a noi, perché così presento Piero Mirigliano che ci canterà qualche cosa di straordinario. Sempre serenato e d'accordo. D'accordo. Davide, sei d'accordo? Tutto bene? Siete d'accordo? Hai problemi di denti, Renato? No, vabbè. Oh, mandiamo lo spot dell'Istituto Implantologico Italiano, perché è qualche cosa di incredibile. Credete a me, poi vi danno anche l'omaggio, senza spendere una lira, vi danno anche il kit igienizzante, quindi lo spazzolino e tutto quel che può essere utile. È un cadeau, un pensiero verso la propria clientela, che più aumenta e più diminuiscono i costi. Questo non lo dovevo dire, però è la realtà. Antonio, quindi se siete in tanti, sì. Ma se andiamo da loro per i denti, troviamo la Minetti come igienista dentale. Pubblicità, non... grazie. Non... Ma ci hanno meglio della Minetti, l'ho visto io. Allora, a parte questo, mandiamo lo spot dell'Istituto Implantologico Italiano. Problemi di denti. Affidati alle cure dell'Istituto Implantologico Italiano. Leader in odontoiatria, dispone delle migliori attrezzature e dei migliori sistemi diagnostici. I suoi specialisti sono in grado di risolvere velocemente ogni problematica legata ai tuoi denti. Implantologia, rigenerazione ossea. È possibile entrare alle 9 ed uscire alle 12 già con i denti in bocca. Chiama il numero verde 800 58 49 58 per prenotare una visita gratuita. Oppure Istituto Implantologico. Implantologicoitaliano.it, il dentista delle famiglie italiane.
Allora, rientriamo volando. Intanto vi ricordo il numero 858-49-58, quando andate dite che venite da parte nostra, perché è la realtà che voi dovete tastare con mano. Qualche cosa di fantastico, se andate a nome nostro vi danno anche questo cadeau che vi ho detto prima. Ben arrivato a Lamberto Leonardi. Buonasera. Tutto bene, Lamberto? Scusate il ritardo. Ma tu puoi fare questo e altro, ex Roma Juventus, hai giocato nei palcoscenici. Lui è stato, lo sapete, le gambette pelose più veloci prima dell'avvento del turno sulla faccia destra. Questo è Lamberto Leonardi. Che ci canti dopo? Una serenata a Roma, dal mio CD, come dicevamo prima, sì. Buonanotte Roma. Hai cambiato voce, mi fa una radio. Per me è incredibile. Dedicata a Sara. La dedichiamo a Sara? Certo. E a tutti gli amanti della nostra bella città, quindi a tutto il mondo. A tutti, insomma. Certo. Ma, allora, detto questo, andiamo in pubblicità e poi rientriamo con Piero Mirigliano che ci canta. Buonanotte Roma. Buonanotte Roma è per te, Sara. Grazie. E per Sara siamo d'accordo. Certo. Anche un po', però. Eleonora, per Eleonora. Eleonora che sta girando 4-5 film, non è una fesseria, insomma, dobbiamo dire che sta avendo un grande successo. Poi mi dai la percentuale, Eleonora, siamo d'accordo su questo, eh? Che bomba che è. Andiamo in pubblicità e poi rientriamo con Piero. Come hai detto? Buonanotte Roma. Buonanotte Roma, non mi viene buonanotte, grazie Roma, via, che devo fare? Vai. Osteria Don Ciro, nel porto turistico di Ostia, il primo ristorante di pesce low cost d'Italia. Di fronte al mare potrai mangiare i mitici spaghetti alle telline e la fritturina di paranze e calamari con un conto finale garantito low cost che non supera mai i 29 euro, bevande comprese. Osteria Don Ciro, aperto a pranzo e cena al porto turistico di Ostia, in via Duca degli Abruzzi 84 con parcheggio interno gratuito. Telefono 06 56 98 262. Ricorda 06 56 98 262. Quando si parla in strada di competenza e affidabilità, si parla di Veloccia. Riparazioni veicoli a 360 gradi, dalle auto d'epoca alle moderne e super lusso, con la professionalità che da oltre 40 anni ci differenzia su Roma. Veloccia è carrozzeria, meccanica, centro gomme, convenzionato con tutte le compagnie assicurative e di noleggio, legale in sede, con rimborso immediato per i danni materiali e lesioni fisiche. Veloccia SRL, via Giuseppe Devers 62, Roma, zona Romanina, 06 72 34 348, www.carrozzeriaveloccia.it. Paolo D'Alessio Arte Orafa. Maestro orafo da oltre 20 anni crea gioielli. Inoltre esegue incisioni, riparazioni, incassonature, infilature collane, riparazioni su argenteria, ripara persino orologi a cuffie. Rivolgetevi con fiducia al laboratorio orafo di Paolo D'Alessio. Troverete anche una vasta gamma di orologi e tanto, tanto altro a prezzi davvero concorrenziali. Paolo D'Alessio Arte Orafa. Via Trionfale 13840, presso il centro commerciale La Giustiniana. Sogno
rivedo ste strade, ste chiese, ste piazze che fanno di te la più bella del mondo. E vedo il turista Fontana dei Trevi, se tuffa perché affascinato e vuol sempre tornare. Buonanotte che brilla, sta gente che canta, qualcuno già sogna, e senti le vecchie campane, lontane, lontane, e fanno un concerto diffuso nel cielo, e vatte dormire. Serena così, buonanotte Roma, dal Pincio a San Pietro, a Campo dei Fiori, dai sette colli te senti cantare, e una serenata, la canta una madre che addormenta il figlio, la canta una donna dell'uomo che c'ha, canta sta città. Buonanotte Roma. Il sole si è alzato, la notte è finita, Roma sei viva, il mondo te guarda e non sei ribella, sei tu la più bella. Buonanotte Roma. Bravo, grazie. Allora, prego. Grazie, grazie. Prego, prego. Maestà, al mercato. Per Piero questo è altro. Lo so, per però Piero. Grazie Roma. È giusto, siamo Piero. Dedicata ad Antonio. Vabbè, continuate, io mi vado a fare un 3-7 con Giannini, no, no, vado proprio al buio, lo faccio apposta, voglio scomparire. Ma tu... No, pure tu. No, va. Vabbè, ce l'avete con me. Sentiamo chi è in linea, pronto? Pronto? Buonasera, Antonio, ciao Vincenzo. Ciao Vincenzo, abbassa la televisione per favore. Vai Vincenzo. Un saluto a tutto quanto lo studio, prima cosa. Sì. Poi a me che calcio mi piace perché mi piace la Roma, ma il calcio attualmente non mi piace più, perché io, è anni che seguo il calcio, ho visto il signore presidente dell'Inter, Moratti, fa l'ombrello. E non gli ho detto niente, Mourinho, grande allenatore, a fare l'ombrello, vecchio di voci. Vincenzo, parliamoci chiaro, al di là di... Vincenzo? Tu la maglietta, Vincenzo, però ti devo dire che al di là di essere uomini, presidenti, ministri, quello che ti pare a te, alla fine rimangono poi fondamentalmente uomini anche con le loro debolezze, per cui come tifoso dell'Inter... anche se ha fatto un gesto disdicevole, però alla fine va compreso per quello che è il momento, è questo che volevo dire, non è che ci possiamo scandalizzare per delle fesserie simili, no? Perché ma questa perché qui... io non sento niente? No, 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 tu ti scandalizzi in maniera mortale? Pronto Vincenzo? Che fa? Sta a correre, che è? Pronto? Dimmi Antonio, Vincenzo. Antonio, c'è un paolo, c'è un po' di sortite. Niente, è di tutto qua, a me non comunque, è benissimo, ma adesso c'è che...
Dico, lo stai vivendo bene adesso questo, non lo stai vivendo bene questa anti vigilia del derby? Io ti voglio bello sereno perché giovedì prossimo devo risentire. Non è problema di essere nervosi o tranquilli. Per me è un po' d'ansia. Nel calcio si vede di peggio, sì. Si vede di peggio e non si dice niente. Sì. Che adesso quello che ha fatto sta legge si era sulla maglietta e viene squalificato. Non vedo il motivo, sotto non c'è una maglietta, una reclame, un'attività. C'è una maglietta che t'hanno fatto. E vabbè, comunque sia, pensiamo invece a un gran derby, speriamo che lo portiamo a casa perché credo che la Roma se lo meriti, perché secondo me la Roma è straordinariamente più forte degli avversari. Sono convinto che se la Roma gioca a pallone non può aver paura assolutamente di nessuno, non credo che abbia paura dell'avversario, la Roma deve avere soltanto paura di se stessa, ma credo che tante lezioni giorno per giorno l'hanno assolutamente rafforzata. E intanto approfitto di te che mi hai ricordato che c'è anche Lamberto Leonardi. Ciao Lamberto, ben ciao, arrivato. Buonasera a voi. Un abbraccio Vincenzo, stai bene e goditela. Buonasera. Ciao Vincenzone, un abbraccio e fortissimamente Roma. Vai, leggi sempre, qualche. Sempre forza Roma. Sempre, vai. Ciao grande Antonio, un bacio alla bella Sara. Da tutti noi, come tutti i giovedì vi vediamo, Protezione Civile, Vigili del Fuoco, Fire 3. Hai capito che loro fanno anche delle cose di grande aiuto per la popolazione. Vai. Ne stanno arrivando tantissimi. Ragazzi, non scherziamo, De Rossi non si deve neanche pensare di cederlo. Sarà Capitan Futuro. Un saluto a tutti e forza magica Paola. Meno male. Poi, chi è Paola? Chi è Paola? Non lo so. No, sarà il suo. Dai, vai. Vincendo il derby prenderemo il via per vincere finalmente. Con gol anche De Rossi, Sara. Se è possibile posso... Ti posso invitare a cena, Sandoca. Vabbè, non li devi mai leggere quelli dubbi. Perché sennò poi sembra che tu abbia chissà quale tresca con Sandoca. No, io non lo conosco. Appunto, vai. Che Sandoca, io bello che non me la prendo mai con te. Vai. Sara, domenica vai tu al posto di Zeman in campo, vedrai come vincono. Hai capito? Pronto, buonasera. Pronto, buonasera. Ben arrivato. Sono Mauro da Latina. Ciao Mauro da Latina, giallorossa. E forza Roma. E fortissimamente sempre. Roma che ti rimbombi tu lì per Latina, Latina Scalo, da tutte le parti insomma, vai. Io so... Senti, ce la danno sta gioia domenica? Ma io credo che loro ce la metteranno tutta perché hanno passato per causa loro, credo, anche dei momenti non propriamente belli e felici, la gente era arrabbiata e aveva anche ragione di esserlo, perché insomma certe prove era proprio, ci voleva la forza nostra, no? Questa è la realtà. Tu goditela. Ah, cioè, ma senti, te volevo chiedere a Tom, ma che ne pensi di De Rossi? Ma io secondo me De Rossi è un qualche cosa che non va neanche nominato, non perché sia un tabù. Io credo io che dobbiamo lasciar perdere. Romanista. Io credo che anche lui sia tale, poi se si è rotto qualche cosa lo vedremo a gennaio e se si è rotto qualche cosa è poi una decisione del giocatore. Vediamo che domenica ci regala il conto. Ma io sono convinto che lui ce la metterà tutta come ha sempre fatto, anche quando magari non gli è riuscito. Io credo anche che quella problematica che succede in una squadra di calcio ad avere problemi anche all'allenatore sia venuta meno, secondo me è un valore aggiunto della Roma, poi si vedrà insomma come vanno le cose. Io continuo ad essere tifoso della Roma né sì, di Totti, nonostante stiamo parlando del dio del pallone in terra e né di altri, e nessuno se la prenda male, la Roma è l'unica cosa che a un certo la punto ce la portiamo tutto. Sempre nel cuore. Un abbraccio forte. Ciao, ciao Antonio, Marco, saluto ciao. Pure a Sara e a tutti quanti. Grazie, grazie, hai capito? Hai visto? Lamberto, mi dici la tua su questa settimana che porta al derby, come si vive, come la vivi, tu che l'hai vissuta anche sulla tua pelle. Ma che poesia. È una partita particolare, senza dubbio, poi specialmente in questo momento, specialmente per la Lazio, perché, ma anche per la Roma, perché io dico chi perde veramente comincia a essere dura. Ah certo. Senza dubbio, io no, spero, loro adesso, ancora se con la valori, permettere tra i valori in campo la Roma non dovrebbe avere problemi, però il derby è il derby. E siamo d'accordo, però sei d'accordo, almeno questa volta,
con quello che dice da sempre Zema, poi sai la stampa ci richiama, il tifoso ci richiama, non comprendendo che il ruolo dell'allenatore deve essere messo da parte rispetto a quello che è il cuore, la passione, i sentimenti. Quando lui dice per me deve essere e anche per loro dovrebbe essere una partita come le altre, perché loro l'adrenalina ce l'hanno già una tonnellata. Ma tu capisci? Ti metti a dire dobbiamo vincere per forza, tutta la città ci va. Io credo che lui riesce probabilmente a far da schermo, poi magari ai giocatori non gliene frega niente e continueranno ad avere le loro emozioni. Tu, per dire. Cioè, l'allenatore dice sempre queste cose qui, onestamente. Però è derby, poi specialmente quando sia la Roma e sia la Lazio, dopo, specialmente per la Roma che per anni è stata sempre seconda, terza, prima, adesso si trova in queste condizioni, non so di chi è la colpa, neanche la voglio sapere, neanche voglio giudicare, è una partita importante. Non puoi dire che è una partita come tutte le altre. Senza dubbio, perché i tre punti sono tre punti, però psicologicamente parlando, se tu vai a perdere il derby, tu dopo diventa difficile. Però sono d'accordo su questo, ma che lui da sempre, non da cerca di stemperare, però noi abbiamo avuto dei giocatori che l'hanno sentito talmente tanto questo derby sempre da non rendere, no? Ma io penso sì, certo. I giocatori lo sentiranno sempre. Però una secchiata d'acqua sarà meglio della pompa del benzina. Sì, ma secondo me la secchiata d'acqua si asciuga subito col derby. Allora, prima di sentire Mauro, leggiamo ancora questo. Antonio e Sara, siete bellissimi. Fortissimamente Roma. PS, Piero, anche tu sei bellissimo. Baci Emanuele. Ma si vede male il televisore, Piero. Io non so. Diamo un paio d'occhiali a questa Emanuela, diciamo la verità. Ma Emanuele è l'unico che c'ha il televisore in bianco e nero. Questa è la realtà. Ottica Bernabei. Allora, grandissimo. Su quello che ha detto lui, su questo cercare di stemperare, no? Perché adesso sarebbe facile, come fanno tutte le trasmissioni a Roma, parlare di quello che succede con il numero 16, di quello che può essere, chi è meglio, chi è peggio, che fa. Io credo che noi dobbiamo preoccuparci solo della nostra convinzione, della nostra passione, che la Roma, senza fare chissà quali voli pindarici o onirici, è in grado, perché ce l'ha fatto vedere, non perché lo vogliamo dire. Ce l'ha fatto vedere di essere in grado di battere chiunque. Quando si dice che per la Roma è una partita quasi, no? Dico fondamentale, però non so dire, se la Roma perde siamo nel dramma. Secondo me, ammesso che sia così, ma lo è anche e forse soprattutto per la Lazio. Ma senza dubbio. Perché non è che la Roma stia. Ma sai com'è? È a due punti che la Lazio, anzi, vincendo questa partita addirittura scavalca. Ma senti, la Lazio. Roma, magnateli! Mamma mia, guarda, io a giovedì sera non ci devo arrivare perché io comincio a avere palpitazioni. Conduco io, so niente. Hai capito? Che non lo so. Che preoccupi, aspetti che mi prendo un raffreddore. Sì, ma lui può dire quello che gli passa. Comunque sia. Ha speso niente la Lazio. Allora. No? Tu hai speso bei soldi. Certo, 26 contro 75, insomma, allora, questa è la verità. Antonio, questa... in questo periodo abbiamo sentito parlare solo bene della Lazio e male della Roma. Nonostante la Lazio abbia preso 4 schiaffi a Catania, 3 a Napoli, abbia perso in casa col Genova, insomma, voglio dire, che poi quando vince la Roma, mi sembra che abbia messo insieme chissà quali risultati. Eppure della Lazio si è continuato a parlare fino all'altro ieri come di una squadra in grado di comprendere, insomma, addirittura di puntare a traguardi inverosimili, e mentre al contrario della Roma si è detto, ma vedi, nella Roma, che non riusciva a trovare, nella Roma c'è stata una delusione perché come era partita, certo, con quello che ha speso, i giocatori che ha, sì, ma non è che ha rinnovato, sì, senza dubbio, però è rimasto, è aveva c'è stata, bisogno, aveva sì, ma c'è stata una delusione. Perché tu hai vinci 2-0 e perdi 3-2, vinci 2-0 e prendi 3-2. Sì, ma senza dubbio. Ma sai che com'è? A Roma si va partita per partita. Sì, siamo d'accordo. È sbagliato, ho capito, vince però... Vince Milano e tu sai com'è? Si esalta subito... Allora, sentiamo Chiellini. Perdi la partita con l'Udinese, siamo nel dramma. Solo un momento prima di sentire Luca, Fabrizio, chiaramente anche Sabatino. Pronto? Pronto? Pronto. Buonasera, ben arrivato. Buonasera anche a voi. Grazie. Volevo solo dire che questa settimana forza magica Roma. Bello de casa. E speriamo che ste guaglie le schiacciamo domenica. Questa è l'idea, poi chiaramente sappiamo bene che
staremo lì col patema, perché questo è il derby, almeno noi lo possiamo vivere con queste emozioni. Speriamo che il Dio del pallone ci veda, perché ce lo meritiamo. Speriamo, e forza, sempre forza il capitano, che è un mito. Credo proprio di sì. Guarda. È veramente un mito. È l'unico con cui, per cui non mi arrabbio, non mi dolgo di quello che succede e di quello che non succede, perché il capitano rimane il capitano, perché lo dimostra con i fatti. Qualche cosa di incredibile da raccontarsi ancora tutt'oggi, per quanto è bravo, per quanto è forte, per la differenza che riesce ancora a creare, perché uno che si allena è casa e famiglia. Questa forse è la grande ricetta per essere longevi nel tempo, come lo è Francesco Dotti, che non sembra proprio che abbia gli anni che ha. Un abbraccio forte e grazie di esserci. Un abbraccio anche a voi, buona grazie. Serata. Sempre forza Roma. Sempre fortissimamente Roma. Leggiamo questo e sentiamo poi Luca, vai. Ciao Antonio, secondo te è più forte la Magica Roma o la Lazio? Qual è il risultato? Ti faccio i complimenti per la tua trasmissione, ciao Leo. Beh, il risultato non lo so, certo secondo me la Roma è qualitativamente, no, ma parlo proprio, i valori che ci sono, la Roma è sicuramente più forte. Poi puoi perdere anche col Canicattì, però secondo me se la Roma non fa la Roma nel derby, nella partita che è realmente quella della svolta, vuol dire che non ci abbiamo capito nulla. Il discorso è presto fatto, sì. La risposta a questa domanda è presto detta. Dai. Facendo il gioco delle figurine, la Roma è nettamente più forte della Lazio. La Lazio, i giocatori della Lazio, corrono, i giocatori della Lazio hanno capito prima gli schemi di Petkovic che quelli della Roma gli schemi di Zeman. Certo, tutto qua. Non ci fa una piega, anche perché magari è anche un po' più semplice. Fabrizio. Ma che vuoi che ti dica? Secondo me, ribadisco il concetto espresso dagli amici, la Roma è certamente più forte della Lazio. Stavo per dire, è sempre stata più forte della Lazio. Non è che, per me. Che dici tante fesserie. È un dato storico. A volte mi sembra proprio il Vangelo. Guarda, vai tranquillo. È un dato storico. È un dato storico, ma certamente. Beh, sì. E se la Roma giocherà come sa giocare, se i ragazzi non si faranno prendere dall'ansia, secondo me la partita se la giocano. Che l'ansia la facciamo prendere solo noi? No, io no, credo che poi all'altra parte dopo. Non sono tutti adesso romani, non so, i romani c'è soltanto Totti e De Rossi, gli altri sono tutti stranieri, per cui non vedo come possano caricarsi. Ma io sono che tifa perché quelli all'altra parte del fiume vanno avanti in Europa League, come vorrei che ci andassero anche le altre italiane. La Roma ha sempre segnato, la Lazio non ha una grande difesa, per cui io credo che la Roma, se gioca come sa giocare tranquillamente, dovrebbe far suo il derby. E poi Petkovic non è un cretino, perché no, addirittura ha messo 7 che non hanno giocato domenica. Segno brutto per la Lazio. Grande Sabatino Mangiafave. Ma la mia risposta penso che la conoscete, chi è più forte tra Lazio e Roma. La Roma, ma non... Ma non no, perché, ma non, cioè, diciamo, io vorrei agganciare un attimo a quello che diceva il fatto del la Lazio è una squadra un po' più anziana, diciamo. Mm-hmm. Si basa molto su alcune individualità che sono importanti. Se girano quelle, magari può mettere in bacio. Se non gira la Roma, chiunque può fare chiunque. Attenzione, la Roma è più che altre più squadra. Ma lui credo che intenda anche Ledesma e Hernanes, probabilmente oltre Close. Sì, probabilmente. È una squadra che dipende molto da questi due o tre giocatori. Dipende molto, quello volevo certo, fare. Però io dico, ripeto, quello che ho detto in apertura, che ad un certo punto, se la Roma fa la Roma che abbiamo visto, magari per mezz'ora, 35 minuti, io credo che non c'è da soffrire. Non poi la palla è rotonda e porca miseria a volte, vai. Bravo Antonio, hai detto bene, la Roma ha paura di se stessa e magari diciamo a Totti di dare spazio anche ad altri giocatori. Perché Totti ti dà fastidio, amico, non c'è scritto. No. Perché secondo me gli altri ce l'hanno un po' con lui, che fa un po' il capetto, fortissimamente Roma. No, pensate che è proprio il contrario, è uno che non l'ha scritto. Firmato. Però sicuramente... Hai detto due. Sai, sono in tanti che stanno... aspettando che Francesco Totti si avvii definitivamente al declino. Sì, io sono dell'idea invece che Francesco Totti dovrebbe essere di fatto un monumento, come hanno fatto in Inghilterra a Ferguson. Non dobbiamo aspettare che appenda le scarpe al chiodo. Per noi credo che Francesco Totti sia qualcosa di irripetibile, ma con il calcio moderno credo che sia irripetibile in qualsiasi squadra di Serie A in Italia. Sentiamo chi è lì. Pronto? Pronto? Sì, pronto, buonasera. Salve, buonasera. Ciao, ben arrivata a casa tua, amica mia. Grazie, ben trovato. Grazie. Allora, ascolta, io vivo a Roma, venendo dalla Svizzera. Sì. Da Berna, cioè sono nata a Cosenza, vissuto in Svizzera e poi vengo a Roma. Incontro mio marito, lui sta da 3 a Roma,
e lui era tifoso, io non ho mai capito perché, me lo deve spiegare lei perché purtroppo mio marito è morto di aneurisma. Era tifoso della Lazio. Ma guarda, vedi che c'aveva, era un uomo perfetto, era l'uomo della tua vita, ma c'aveva pure lui in difettuccio, dai, è questa la realtà, amica mia. No, mi devi spiegare perché lui era a Roma, vivevamo ai Parioli, vissuto San Gabriele, tutto quanto, era tifoso della Lazio. Ma porca miseria, ma l'hai detto già due volte, i virus stanno entrando in tutto il televisore. E poi io voglio una risposta da lei. Sì, che risposta? Volevo sapere per quale motivo lui ti fa per la Lazio e non per la Roma. Io sono tifoso della Roma. Chi? Lei? Lui era nato a Roma e sì, era tifoso della guarda, è un rebus, io. È un rebus a cui non sappiamo dare una risposta. No, io ce l'ho la risposta invece. Ce l'hai? Allora, sì. Ti do un abbraccio, tesoro mio, grazie ad aver chiamato. Lui ti dà la risposta, te la senti dal televisore, che non vorrei avere la responsabilità. No, ma è presso detto. Ciao, signora, bella mia. Sì. La signora ha detto una cosa ciao. Fondamentale, sì. Che il marito sì. È nato a Roma ma è del quartiere Parioli. Ecco. Il quartiere Parioli storicamente è un quartiere laziale. Una volta. Roma Nord è un quartiere storicamente comunque laziale, quindi certo. Molti giocatori della Lazio vanno a cena nei locali, nei ristoranti. Come fai di, avere tutte queste informazioni su lo so, il rivale, no, il nemico romano. Sono Pariolino. Sono addentrati. Pariolino. Non riesco a capire però. Sì, allora, tifoso di che squadra? La Juve ha perso con l'Inter. Allora abbiamo perso una partita e con la seconda. La più forte è chi vince lo scudetto. Voi e laziali continuate ad accontentarvi del derby. Fabri, non ti rispondo perché è dell'Inter. Diventerei. No, no, magari di un'altra cosa, però non lo so, ma non è questo. Qui nessuno si accontenta di niente. Chiaramente se avessimo i mezzi che hanno avuto nel corso degli ultimi decenni, Juventus dove ha giocato Lamberto Leonardi, dell'Inter, del Milan, parlavamo d'altro. Qui qualsiasi cosa si è vinta, si è sudata, si è meritata 150 volte. Io credo che l'orgoglio di chi tifa per questa squadra, che è la Roma, la squadra della capitale, la squadra del mondo, possa soltanto che esserne fiero, perché quel poco ce lo siamo sudato e non l'abbiamo rubato a nessuno. Magari ce l'hanno rubata a noi. Tu continua a goderti la tua squadra perché le passioni chiaramente non devono essere messe in discussione. Ripartiamo da Lamberto Leonardi. Da chi ti aspetti la partita importante, volendo togliere Totti, oppure Totti ce lo vuoi mettere dentro perché magari in qualche occasione nei derby l'ha sentito talmente tanto da... Bah, guarda... De regola è la partita che quasi tutti i giocatori sentono, non è che puoi dire la senta Totti, è una partita particolare che io penso, almeno quando l'ho fatto io, l'ho fatti parecchi pure io di derby, è tutta la squadra che sente la responsabilità da dare la soddisfazione ai propri tifosi. E di conseguenza è chiaro che ci sono i giocatori a un certo momento davanti e la Roma c'è una bella mitraglia davanti, onestamente. Ecco. Ah, credo che Osvaldo... Tra Osvaldo, un animale da rete, eh? E Totti dovrebbero fare la differenza. Poi se di dietro a un certo momento, come hanno giocato con giudizio col Palermo, continua a fare questo qui, magari penso che ci divertiamo. La Roma non dovrebbe avere difficoltà, però come ti ripeto tante volte, adesso non mi tocco niente, ma dovrei contare. La squadra più debole tante volte vince. No, non ti puoi toccare perché sei in televisione. No, giustamente. Sei in televisione. Quando c'è qualche cosa come quello dietro però, di te. Lo vedi quello dietro di te? Lo vedi quello dietro di te? Sì, ma ti ripeto, è una partita particolare. No, perché uno potrebbe pure anche fare una preghiera, loro, una preghiera a sera. Dio conservacelo per altri 3-4 anni. Ma pure loro hanno 3 o 4 giocatori che se li imbroccano e ti mettono in difficoltà. Credo sì. Però, allora in campo, la Roma, cioè... I pronostici ho per la Roma. Certo. Però è in derby. Mauro? Intanto vediamo chi giocherà, perché poi sempre anche l'allenamento di oggi è abbastanza indicativo sì. Di come potrà giocare la Roma, insomma, di quali certo. Potranno essere le scelte di Zeman, anche se lui si diverte ogni tanto così anche un po' a mischiare le carte e a non farti capire. Però, insomma, lui oggi ha giocato... Intanto cominciamo col dire che Stekelenburg ha fatto ancora... come dire, allenamento differenziato, quindi non è detto che possa essere secondo me c'è Gojgoja.
Potrebbe... Che non è... No, se Stekelenburg sta bene, è chiaro che gioca, secondo me gioca Stekelenburg. Ma probabilmente per ragioni... Si tratterà di capire come starà. Per ragioni, qui... per quale ma motivo, sai, qualche volta Zem fa male pure qualche... se gli sta bene. Se lo dice lui. No, se sta bene gioca lui. Quando ti ho sentito cantare ho provato un brivido dentro di me. Un abbraccio e un bacio ad Antonio. A me però mi danno oggi bacio. Arrivano più messaggi a te che a me, sì, sì, Piero. Questo è incredibile, grazie. Guarda, questo mondo di... Vabbè, non lo volevo dire. Allora, facciamo una cosa. Andiamo in pubblicità così rientriamo, magari vediamo anche la classifica, cerchiamo di stemperare, facciamo finta di nulla, però qui stiamo tutti quanti in tachicardia. Roma, magnateli! E che c'è? Prima di andare in pubblicità, vi ricordo ancora l'Istituto Implantologico Italiano. Guardate che qualche cosa, lo ripeto ancora una volta, di straordinario, questa possibilità anche di potervi mettere i vostri denti, quelli veri, quelli sani, a dei prezzi incredibili che non sono quelli che vi può fare il vostro dentista, perché c'è grande qualità, perché siete in tanti ad usufruire di questo istituto e quindi potete benissimo spendere quasi la metà, se non la metà, di quello che vi chiederà qualsiasi dentista per materiali certificati di prima scelta, dove tutto quanto è igienizzato, dove tutto quanto è a norma, e poi c'è la gentilezza, l'educazione. Andate a fare la visita, non vi chiederanno una lira, un centesimo non ve lo chiedono, vi fanno l'ortopanoramica, vi dicono quello che avete, e in più, andando via, vi regalano anche un kit, una busta, come posso chiamarla, un pacchetto regalo, dove ci sono varie cose assolutamente per un cadeau per voi. Quindi ricordate, Istituto Implantologico Italiano, guardiamo lo spot e poi rientriamo, così vediamo di definire un po' tutto quanto. Vai, Roma, mamma mia come sto! Problemi di denti? Affidati alle cure dell'Istituto Implantologico Italiano. Leader in odontoiatria, dispone delle migliori attrezzature e dei migliori sistemi diagnostici. I suoi specialisti sono in grado di risolvere velocemente ogni problematica legata ai tuoi denti. Implantologia, rigenerazione ossea. È possibile entrare alle 9 ed uscire alle 12 già con i denti in bocca. Chiama il numero verde 800 58 49 58 per prenotare una visita gratuita. Oppure istituto implantologicoitaliano.it, il dentista delle famiglie italiane. E allora rientriamo volando. 859 48 50, no, 58 49 58, lo ripeto, 858 49 58. Vi ricordo, quando chiamate, di dire che venite da parte vostra, proprio per poter avere quel cadeau che vi ho detto, che vi danno in qualsiasi centro. Voi chiamate il numero verde e vi indicano il centro più vicino a casa vostra. Detto questo, andiamo in pubblicità, non prima di ricordarvi che c'è il mio amico Paolo D'Alessio, quello che è il maestro orafo per eccellenza, quello che fa le cose veramente incredibili. Avete dell'oro buttato da una parte perché magari è rotto, pezzettini, riesce a farvi dei gioielli con quello che voi pensavate che era una cosa da vendere a squaglio, magari no. Andate dal mio amico Paolo D'Alessio, è qualche cosa di incredibile per gli orologi, per l'argenteria, per l'oro, per il platino, per i vostri cadeau. E quello che è importante, ha dei prezzi onesti, e più onesti di così non si può. E approfitto per dare un abbraccio proprio al mio amico Paolo. Ciao Paolo, andiamo in pubblicità, poi rientriamo. Osteria Don Ciro, nel porto turistico di Ostia, il primo ristorante di pesce low cost d'Italia. Di fronte al mare potrai mangiare i mitici spaghetti alle telline e la fritturina di paranze e calamari con un conto finale garantito low cost che non supera mai i 29 euro, bevande compresi. Osteria Don Ciro, aperto a pranzo e cena al porto turistico di Ostia, in via Duca degli Abruzzi 84, con parcheggio interno gratuito. Telefono 06 56 98 262. Ricorda, 06 56 98 262. Quando si parla in strada di competenze e affidabilità, si parla di Veloce. Riparazioni veicoli a 360 gradi, dalle auto d'epoca alle moderne e super lusso, con la professionalità che da oltre 40 anni ci differenzia su Roma. Veloce è carrozzeria, meccanica, centro gomme, convenzionato con tutte le compagnie assicurative di noleggio, legale in sede, con rimborso immediato per i danni materiali e lesioni fisiche. Veloce SRL, via Giuseppe Devers 62, Roma, zona Romanina, 06 72 34 348, www.
sito carrozzeriaveloccia.it. Paolo D'Alessio Arte Orafa. Maestro orafo da oltre 20 anni crea gioielli. Inoltre esegue incisioni, riparazioni, incassonature, infilature collane, riparazioni su argenteria, ripara persino orologi a cuffie. Rivolgetevi con fiducia al laboratorio orafo di Paolo D'Alessio. Troverete anche una vasta gamma di orologi e tanto, tanto altro a prezzi davvero concorrenziali. Paolo D'Alessio Arte Orafa. Via Trionfale 13840, presso il centro commerciale La Giustiniana. Adesso, se no gli faccio di una cosa, sì. Un attimo, un minuto di break. Renato, come lo stai vivendo sta affare? Non gli dare il microfono a Fabio, no, che no, poi no. Fai Filippi, che non ce l'ho il tempo. Se, no, io sai come, io spero che ti ricordi la più grande sconfitta della Lazio che c'è stata, che gli hanno fatto il Nesta degli spogliatoi, che si è presentato al secondo tempo 5-0, te la ricordi? Quello ce lo ricordiamo anche con dispiacere, che è un grande campione di questa città. Come è il getto della spugna del pugile che la faccia sconfitta, quella è stata non brutta. Presentasse il secondo tempo, sentiamo Fabio. Io spero che si ripeta. Perché no? Tutto può succedere. Dallo a Fabio, sentiamo che ne pensa. Fabio, accanto a te. Io dico che mi auguro che il derby sia della Roma e che la Roma giochi come sa giocare e vinca con impegno e concentrazione. Non avevo dubbi. Sentiamo Michele, poi dietro Renato. Io, che ho da dire? La Roma, quando gioca la Roma, non ce n'è per nessuno. Insomma, tu sei convinto da modifica due settimane? Io sono che la Roma vince 3-0 con la Lazio. Godi Totti, Osvaldo e De Rossi. Registrato. Incrociamo. Certo. Va bene per te, Sara? Facciamo le dita. Incrocia le dita perché è scaramantica. Renato, la tua al volo, perché poi ricominciamo anche con le telefonate. Prevedo un derby con molti gol. Che ha fatto? E ti dico che sarà il derby di Florenzi. Sono quasi d'accordo con te. Bene. Sei d'accordo sul derby che può essere il derby di Florenzi, Lamberto Leonardi? Ma io penso di no. Onestamente penso di no, perché Florenzi occupa una posizione che è difficile, certamente, che possa essere determinante. Come gioco, sì, però non è che pensiamo che ci sono molti conferenze faccia due o tre gol. No. Però no. Può essere lui diceva un che giocatore, può essere un giocatore a un certo momento che è può importante. Avere il mal di derby, sì, ma come magari succede, no, è successo no. A Totti. No, io questo vedo che proprio un guarda non faccia nessuno. Questo non fa prigionieri? No, assolutamente. Domenica voglio una Roma che non fa prigionieri. Ma da questo punto di vista... Non ci tradite, porca miseria, perché qui potrebbe succedere di tutto. Andiamo noi ad Arici a buttarci di sotto, non facciamo scherzi. Che volevi dire? Dicevo che un altro che ci ha colpito proprio per la personalità che ha e il fatto che gioca in maniera, come dici tu, senza guardare in faccia a nessuno, nonostante l'età, e parlo di Marquinhos che ha 18 anni, e sembra essere diventato un punto fermo. Sembra uno vecchio, di verità. No, nel senso che, lo dicevo a Lamberto, giocherà di nuovo Burdisso, ma probabilmente resterà fuori Gastan e non certo Marquinhos. Però a me Burdisso mi è piaciuto, anch'io la penso come te. Poi c'è anche una domanda per me, ma io la giro a te. Qui dice Antonio, secondo te, ma perché dopo l'arbitraggio scandaloso di domenica scorsa De Marco è stato inserito come guardaline del derby? Sempre forza Roma, Roberto. Ciao Roberto, arbitro di porta. Io sono cattivo. Perché... È arbitro di porta, è uno degli arbitri di porta. Sorteggio.
facciamo finta funziona così. Ma anche quelli scarsi li sorteggiano, ci fanno... facciamo finta che è il sorteggio. Beh, Lamberto giustamente dice non è stato dato una partita, è stato punito, no? È stato unito, è stato dato. Dietro la porta, è stato retrocesso arbitro. Non poteva fare il portavalige anziché dietro la porta. Ancora no, la prossima. Sentiamo chi è in linea, pronto? Emanuele, buonasera. Buonasera Emanuele, benvenuto a casa tua, mi auguro. Come stai? Io sto una cannonata, non si vede? Ho salutato anche una ragazza. Ma lo sai che chi ti fa Roma campa 100 anni, 120, mantenendosi fresco come me, non dico come chiaramente Fabrizio. Io ovviamente quella che tu hai anche a te. E quella che sta accanto a me, cioè tu hai perso l'amore per la Roma perché sta a pensare a Sara, non ti riconosco più Emanuele, no, una volta prima c'era a Roma, poi il resto, adesso sta accanto, vabbè, ti piace Sara? No, io sono Gallo, vedi una cosa, ecco. Dai, no, vai tranquillo, dilla. Ciao Sara, come stai? Ciao, bene, amica. Tu? Senti, posso dirti una cosa? Sì, ma gliela puoi fare una telefonata? Dai, su, dai, non puoi farmi... scrivimi un sms che lei solo legge per conto suo, mano. A parte gli scherzi, come... Ma so, c'è un casino. Dimmi, come ti stai a... Io sto a peggio. No, ma è colpa tua, io non ce l'ho mica con Emanuele, eh. Emanuele, no. Grazie, un abbraccio forte. No, non è per quello, no. È un'altra cosa per me, la fidanzata. Che cosa? Non ho capito la domanda. C'è il ragazzo? No! Ma di Emanuele. Non ho capito la domanda, che mi vuole chiedere? Dai, chiediglielo. Tanto non ci sente nessuno, 200-300 lei mi sta lasciando. Cosa? Il campo? Che mia ragazza mi sta lasciando. La tua ragazza ti sta lasciando? Sì. Telefono rosso, certo che se tu ti metti a fare i complimenti gioia. No, e te ne vuoi mettere un'altra in casa pure te, ma come ragioni? Adesso scusa Emanuele, diciamoci la verità, c'hai sta botta di fortuna che te lascia e tu invece te ci metti, dai, diciamoci la verità, ho bisogno che di parlarci con calma, che io ci tengo a lei, però sabato scorso ho perso un amico. Certo che stai ridotto proprio male, Emanuele te dice proprio del male, ma il gatto nero passa, c'entro. Dice Emanuele è segrato, no, a parte di cerca di vivere in qualche altra maniera, sì. Capito? Perché sennò te la vivi male. No, Manu, forza, guarda, e coraggio, guarda, Manu, avanti, forza Roma, questo almeno so che ti accompagna. Io ci ho risultato fesso per domenica, certo. Lo dico? Sì, dillo. Però se vuoi sentire un Lazio 0, Roma 3. Ecco, non sapevi come fa pegliettacce fino a... Lo sai chi segna? Eh? Lo sai chi segna? Pure, dai. Allora, i marcatori. Totti sul calcio di rigore. Sì. Su posizione Florenzi. Sì. E il terzo gol Osvaldo. Pensa se eri allegro anziché essere triste, perché se muore... Un abbraccio Manu, ciao, grande, ciao. Fortissimamente Roma, okay. Che te lo dica fa? Chi è che stava rispondendo? Lamberto, chi era? No, tu hai finito tutto, non gliela fai più fino a domenica. Finito la pizza dell'aria? No, fino a domenica. Chi è che stava finendo? Lamberto? T'ho interrotto? Mauro? No, io le... Tu hai detto tutto. No, io ho letto il messaggio e ecco. Lui aveva risposto. Sara è la ragazza più bella del quartiere. Quale quartiere? Guarda, è questo? Che, allora, per fortuna tua madre è qui e allora ci salviamo, perché altrimenti avrei pensato che ti rimandava tutti mamma. E Mirella, è tua zia. No. Allora questo derby? Antonio e Lamberto hanno perso il filo del discorso, ma scusateli, sono anziani, quindi è normale. Sono che... anziani, perché guardi me e non guardi a Fabrizio? Perché non faceva parte del discorso. Ah, io facevo guarda. Dai, dillo, quando vai. Lo perderà pure sì, lui. Dai, continua, continua. No, ce n'era. Abbiamo parlato di Florenzi, può essere il derby di Florenzi. Abbiamo parlato di Marchinhos, abbiamo parlato di tutti i giocatori che si sono integrati. Sì. Io volevo puntare il dito su un giocatore che si è integrato molto bene nelle ultime settimane, che è Lamela. Lamela è servita la strigliata al giocatore, è servita anche forse la strigliata da parte dei suoi compagni di squadra. Uh-huh. E Lamela adesso segue alla lettera le indicazioni di Zeman, quindi Lamela è sicuramente uno di quei giocatori che sono da valore aggiunto
a questa squadra. Sta giocando alla grande, lo dimostra con i gol. E credo proprio di sì. Mi leggi uno di questi qui tu? Chi? Io? Che mi chiamo Sara? No, però volevo vedere, hai visto mai. Se vede che sei giocato, l'ho allargato leggermente. Allora, quello con un bel ricordo per me è il derby dell'1-0 a tutti quelli. Questo? No, c'è anche questo qua. Quello che ricordo con più piacere, anche se sono d'accordo con te che ogni derby è una partita a sé, fu il derby sempre con Zeman ed ero ancora ambonato. Perdevamo 3-1, finì 3-3 con gol regolarissimo allo scodere del 4-3 di Marco Del Vecchio, poi il 5-1 con 3 gol di Montella, pallonetto il capitano, ha fatto un mix in uno. Io ho grande rimpianto, devo dire la verità, perché 11 anni, 22 derby di meno, ce l'hanno tutti sulla coscienza loro, questo lo possiamo dire. Guarda, lui sarebbe stato un giovincello. Io sono un giovincello. No, ma saresti stato, pensa, sono un giovincello. 11 derby in più, andate e ritorno, 22 partite in più. Dai, sarebbe stato molto più emozionante. Vai, di. Io, tocca a me? Sì, non lo so perché mi ride, però. E allora, che dico? Che si è spento tutto, si è staccato. Confido molto nella capacità realizzativa della Roma. Ha lato così una grandissima difesa. La Roma sa capire giocare. Opera. Se la Roma gioca come sa giocare, io penso che problemi non ne avremo. Confido anche nella serenità dei ragazzi giovanissimi che non sentono poi così tanto il derby. Io non avverto. Beh, lui in con città, è d'accordo in con città te. Questa grande ansia. No. La viviamo serenamente a Virgilia. Perché... Cioè, ma tu ti sei rinchiuso dentro casa, internet, la vedi. La viviamo serenamente perché siamo consci di essere superiori e che se giochiamo come sappiamo fare... Vinciamo tranquillamente. Perché mi devi rubare il mestiere? Le dico io queste cose. Tu devi continuare a dire quello che hai sempre detto in questi ultimi anni. E cioè? Che a Roma ricompiamo in alza a punto, non è finito. Bravo. Sabatino? Tensione, emozione. Renato? Tensione. Renato, lei non mi deve costringere a espellerla col cartellino rosso. Ma no, come ho detto prima, io sono tranquillo. Sono tranquillo perché confido nella squadra. Sì. Confido nella squadra e confido nel mio capitano assolutamente. Quanto cambierebbe l'idea della gente secondo voi anche in Zeman, quelli che ancora hanno continuato, perché qui qualcuno abbiamo evitato di leggerlo perché era diventato stucchevole, sì. Perché attaccare Zeman credo che sia la più grande fesseria che può fare un tifoso della Roma, se non altro perché è l'allenatore della Roma. Quindi secondo te come potrebbe cambiare? Cosa potrebbe cambiare anche nella città con una vittoria, no? Tutti quelli che stanno aspettando che Totti finisce, che Zeman fallisca, che gli americani se ne vanno così poi torniamo a zappare la terra un'altra volta, perché poi ci sono tutte queste situazioncine nella nostra città. Ma io città. Credo che in questo momento cambierebbe molto, voi perché... Zeman, almeno nell'altra passata esperienza, non è che nei derby poi sia stato così, diciamo, fortunato, insomma, perché il bilancio di quelle partite, tutto sommato, non è stato, dicevo così, esaltante. Quindi già sarebbe andare un po' in controtendenza rispetto ad allora. Certo. E comunque credo che oggi come oggi, certo, una vittoria nel derby darebbe già quel minimo, non dico di continuità, ma insomma sarebbe una conferma di quello che di buono si è visto nella partita contro il Palermo e ti consentirebbe già soltanto con questi tre punti di ritrovarti in una posizione di classifica di tutto rispetto. Lamberto? Come ti ripeto, questo è il problema. Ma cambierebbe notevolmente, basterebbe una partita, basterebbe il derby perché il derby perché è la seconda, la terza. È più determinante per la Roma che per la Lazio. Di questo sono d'accordo. Senza dubbio, perché la Roma deve vincere, un certo, però avere almeno un certo proseguio dopo Palermo, se tu vai a fare un'altra sconfitta è stata capa a 12. Poi no, specialmente con la Lazio. Non vorrei stare nei panni di nessuno. Sarebbe la peggio cosa se la Roma perdesse. Però vorrebbe anche dire, Lamberto, che abbiamo raccontato sempre alla gente una marea di frescacce. Ma non è una marea di frescacce? Come no? Il pallone è rotondo, non ha nessuna regola. Siamo d'accordo. Però se una squadra è quella che io ho raccontato alla gente, io sono convinto, che i valori della Roma siano elevati e se non arriva terza la Roma si devono buttare tutti veramente dal punto. Senza dubbio, però tu sai. Non è finito, no? Ma tu sai, se c'è una sconfitta, io non me l'auguro senza dubbio e non ci voglio neanche pensare,
È un piccolo dramma. Non so perché, è magari un piccolo dramma. È una sensazione, ma io sono convinto che la Roma farà una delle più belle partite del campionato. Sentiamo chi è in linea. Pronto? Poi lo chiedo anche a voi. Pronto? Pronto. Buonasera. Buonasera. Ben arrivato. A tutti. Io sono da Roma. È la seconda volta che chiamo. Mamma mia, guarda come sei continuo. Allora, dai. La signora che ti ha chiamato, sì, ha detto che è da Roma e il marito è da Lazio. Sì, e quello abbiamo detto. Come faceva a essere di quella squadra? E allora, so... allora, io quando ero ragazzino, no? Sì. Se giocavo a palline. Sì. E l'amico era da Lazio, ho portato giù casa alle mie nonno, no? Che c'era il terreno sopra il Corso Francia. Ed è diventato romanista? Sì, sì. Vedi. Allora esce da casa, stavamo a giocare a palline lì. Mi dà una bastonata. Di che squadra è, amico tuo? Ah, allora, non lo so. Che moglie di a me, gli arriva a lui, no? Cioè, quello che dovevi fare prima. Io qua, di che squadra sei? Guardava mio nonno e poi guardava a me, no? All'ultimo gli faccio, mio nonno ti ha detto che sei che squadra sei, diglielo, no? Da Lazio, mi dà una torturata dietro la schiena, quando non nascono, no, ma io ti capisco, con le buone maniere si arriva sempre a dei grandi risultati. Tu pensa lì che ci abbiamo Renato, il re del pane, che lui ha tutte le inserbienti, e dobbiamo salutare chi? Teresa, che fa una pizza che non finisce più, ma lui tutte del giallo e rosso, hai capito? Ci sono le manie che poi uno cresce così, guarda come è diventato Renato. È vero, intanto... È così. Ti do un abbraccio. Non gli ha saputo rispondere. Come non ti risponde? No, dico, gli ha saputo rispondere a dire che il padre, il marito, non è nato perfetto nella vita. L'ho detto prima, no? Era bene, però c'aveva un grande difetto, gli abbiamo detto. Un abbraccio forte, ciao bello. Ciao. Come cambierebbe questo campionato la Roma, le chiacchiere della gente, allora, i gufi, la batteria, se un nuovo porticarico sto computer. È morto. No, l'abbiamo ammazzato con i messaggi, purtroppo, per gentilezza. E adesso che faccio poi, io? Che fa, lo buta? No, adesso io che faccio? No. Ci mettiamo, ti dico, stavola di disgraziata che qua. Che faccio? Non abbiamo, dopo, mica lo vorrei fare adesso, mi fai fare una, ma che figure mi fai fare, dai. Ma non lo dovevi neanche dire. Non lo dovevi neanche dire, dai, su. Quando lo dice mi viene da ridere. Io infatti ho fatto la vaga. Sì, allora, soltanto un pensiero suo e mandiamo la telefonata. Doveva inventare i messaggi, adesso facendo finta di niente. Sì, ma io ho fatto la vaga, infatti, all'inizio. Mo' gli dai questo, va bene, visto che sta parlando del coso. Allora, sentiamo chi è in linea, pronto? Antonio! Sì! Sono Anna Paola, quella di Facebook, che ti scrive sempre. Bella di casa, come stai? Bella di casa, forza Roma per tutta la vita. Oh, ma tu chiama da Piazza Venezia, dove sta? Non te lo dico. No, Sutri. Per la voce stentorea, sembrava... C'è una signora che mi ha scritto da Belfast, ha detto... Eliminate Colantoni. Sembrava chiamasse da un famoso balcone. Nostalgico. No, ma lui è nostalgico. Lui passa di lì, dice come che c'è stasera? Io lo so, e purtroppo anche le fisiche Durol, il cranio. Il cinegiornale. Allora, bella mia, come te lo senti sto derby? Io sono in ansia, tu come sei? Io guarda, ringrazio ho queste tanta due paura, ore. Guarda, tanta. No, la paura, guarda, paura, grazie a Dio, mai. Ma qualsiasi cosa sia, la paura non ci appartiene. È chiaro che l'ansia sì, è il fegato. Allora, guarda sto giovanotto di 32 anni come mi si è ridotto con l'ansia nel giro della settimana. Io l'ansia. 32 anni, guarda. Ma questo è un giovanotto vero e puro, eh? Sì, sì. Giovanotto, proprio. Perché questo è il dramma, che ancora curicchia come... c'è chi nasce grillo e... Ma, c'è. Lui ma è così. Ti posso fare un complimento a te e alla tua trasmissione, sei proprio veramente un grande, guarda. Ti do un abbraccio forte, ti voglio bene. Mi piace soprattutto quando ti arrabbi per la Roma e quando dici le cose... Cioè le cose vere, quando ti ringrazio. Obiettivo, ti ringrazio. Quando sbaglia l'ammetti, quando non è che... Non mi va a diventare rosso, ti ringrazio e speriamo che, no, rimango, no, che rimango così beato e sereno anche giovedì prossimo, tesoro. Voglio come stare no. Così calmo. Ti immagini, ciao, ti immagini che dovessimo aprire giovedì con sorriso tipo Istituto Implantologico Italiano.
che se vince qui sta la famograssa, la risata, questo è fuori di dubbio. Vabbè, andiamo avanti. Col Tutù veniamo. Allora, tu no, mi dicevi come... che vieni tu, perché era, come cambiavano... Tu e Sabatino Mangiafare. No, io in Tutù vengo male. Del Greco ha detto che il suo mette il Tutù. Come io va, vengo, va? Vengo malissimo. Te lo voglio dire, Del Greco ha detto non me lo metto il Tutù in nessuna maniera. Mentre mi dispiace che non abbiamo, ma probabilmente non riesce a prendere la linea, il nostro Simone Altobelli. Cambia allora, abbiamo detto. Allora cambia, diciamo doppia cosa. Allora, sì. Per quanto riguarda i risultati, per quanto riguarda la stagione a Roma, cambierebbe perché terzo l'ho salutato, vero? Ex presidente del Roma Club. Ingegner Clementi. Sì, esattamente, esattamente. Cambierebbe perché, come dicevo all'inizio, il derby sarebbe uno spartiacque sì. di questa stagione, quindi servirebbe una vittoria per cambiare proprio il registro della Roma e una vittoria sarebbe più che salutare. Per il resto, tu sei invece... un po' carognetta, perché qui senti che dice terzo. Che dice terzo? Grazie del saluto, Antonio. Un caro saluto a tutti voi, un caro saluto a Fabrizio Di Francesco, che solo per questo dovevo cancellarlo. Io. Però dai, vado avanti. Vai, dai, non ti preoccupare. Sono ragazzi anziani, quindi non ci saranno prigionieri. Leggilo. Ha letto te? No, lo voglio far leggere. Grande Antonio, domenica non ci saranno prigionieri. Amen. Vis virtus. Hai capito? Anche a Da Maiora a volte. È un'altra cosa. Vai, tranquillo. No, per quanto riguarda il resto, invece, le chiacchiere della gente, io ti dico la verità, sono un po' stufato di fare il buonista. No, io sono strasicuro che anche in caso di vittoria, chi parla male della Roma in questo momento continuerà a farlo attaccandosi ad altre cose. Non ci piove. Cose. Qui l'unica maniera per uscire fuori da questo busillibus, ce lo potrebbe insegnare il maestro che sta lì, Lamberto Leonardi, e solo se arrivi uno, perché se arrivi secondo, io ricordo a tutti, tante volte, l'ho detto anche a te tante volte, che quando abbiamo vinto lo scudetto ho avuto gente, e avevo 1.200.000 ascoltatori a quel tempo, Radio Flash, c'era chi si lamentava perché avevamo vinto con pochi punti sulla seconda, ne voleva di più. Quindi questa è anche la gente, mi leggi questo qui? Sono sicuro che il derby sarà nostro, un saluto a tutti voi, dai Antonio. Porca miseria, non ha scritto dai Luca. No. Ma lo pensa però sicuramente. Ma questa mi è piaciuta. Fabrizio? Primo, saluto l'ingegner Terzo Clementi che non vedo e non sento da tanti anni. Secondo, Carramba! Scusa. La Carrà a noi. Che ce fa Carrà a noi? Vabbè, vai. Continua. Secondo, vorrei salutare, non l'ho mai fatto, ma stavolta saluto a tutti gli amici giallorossi e non di Cave, dove io ho una casa e che sono... Ma sì, sappiamo che sei un ricco tenutario. Poi volevo dire che vinceremo o non vinceremo, noi torneremo giovedì prossimo sempre col sorriso in bocca perché siamo romanisti. Questo è fuori da ogni dubbio. Poi voglio dire che in ogni caso tra il derby di Zema, perché se perderemo facciamo gli scongiuri, la prenderanno col Boemo. Sì. È la solita storia Zema. Se vinceremo... Arriviamo finalmente a Roma Zemagnana, per cui sarà in ogni caso il derby di Zema e gli auguro di vincere perché lo merita. E ne sono convinto. Grande Sabatino? Di. Io sono convinto che vinceremo. Vinceremo, non dico a spasso, ma sarà una grande partita. La Roma, già in passo avanti, perché l'altra settimana a chi chiedevi che pensi della Roma... Mi sa che il Palermo ci mena, io ricordo questo tanto spesso. Vai, continua. Ma perché aveva fatto delle prestazioni, purtroppo non, come dicevo prima, non equilibrate. Ripeto, non ci saranno problemi per me. Non si va e via. Leggi quello per Lamberto. Ciao Sara, puoi chiedere a Lamberto che formazione manderebbe in campo domenica? Ecco, la pallottoliere, dai. Provaci, non ti preoccupare, non ti dico niente. Ma dai. Guarda, io anche mi ricordo dei nomi di guarda, che lo sapevo che era una domanda da milione e mezzo. Ma guarda onestamente. No, però lui sa quello che vorrebbe mettere in campo. Dai. Allora, da sinistra, dai, sinistra i due esterni. Non dal portiere perché non c'è Balzaretti il... Piris e Balzaretti. Piris e Balzaretti giocheranno, penso. E poi al centro? Al centro di pareggio da Burdiso senza dubbio. E quello credo che non lo tocchi nessuno poi? Poi sarà Marchignos oppure Costa. Ma in porta Goicoechea? Ma se sta bene dovrebbe giocare il titolare Stegen. Però a me posso dire col Palermo non mi è dispiaciuto. No, certo. Ammesso che non concesso
che Stelego non ce la facesse, io per in quanto al portiere starei tranquillo. Mi fiderei. E non è finita qua. Aspetta che poi eccoli qui. Aspetta, poi davanti farei i tre giocatori. Quindi la Mela di Osvaldo. E Osvaldo. In mezzo? Poi in mezzo. In mezzo oggi ha provato due soluzioni, perché non dimentichiamo. Allora, oggi, ha giocato con Taxidis centrale, in allenamento, De Rossi intermedio a destra e Florenzi a sinistra. Dopodiché ha fatto entrare Bradley, sì, che ha però messo intermedio al posto di De Rossi, spostando De Rossi al posto di Taxidis. Quindi centrale. Quindi è entrato Bradley e è uscito Taxidis. Si tratterà di capire. Siccome comunque ha Mauro, quattro però la giocatori è per tre ruoli. Per almeno quei tre ruoli, esatto. C'è Bradley, c'è Taxidis che sta salendo di categoria partita per partita, sì, e poi c'è De Rossi, ma lui proprio perché credeva in quei due pensava che De Rossi potesse dargli quel grande apporto come fa in nazionale giocando da esterno. Quello che non capisco è perché si è poi creata una situazione che anziché andare a favorire il bene della Roma le ha creato una tonnellata e mezzo di problemi, perché è tutto nato da questo, anche i giornali che hanno rincarato la dose, ma come quello in giocatorello. Molto è stato aggiunto. Molto è stato aggiunto, certo, però poi sai, quando soffi sul fuoco alla fine viene quello che viene. Allora, andiamo in pubblicità, come sempre vi ricordo l'Istituto Implantologico Italiano, non perdete l'occasione, domani mattina o quando vedete la trasmissione, anche nelle repliche, chiamate, perché risparmiate una barca di soldi avendo una qualità che nessuno può darvi in Italia, non a Roma, in Italia, perché i materiali sono tutti quanti certificati, prima scelta, con degli operatori che sono incredibili, professori che hanno cattedre, parliamo di grandissimi dottori. Andate sul sito dell'Istituto Implantologico Italiano e vi renderete conto di quali personaggi di prima grandezza vi mettono le mani in bocca. Questo vale per le fesserie che può essere la pulizia dei denti, che fesseria non è, perché ci mettono una cura incredibile. Quindi contattateli, sentiteli, ditegli che venite da parte nostra, perché avrete il cadeau, ma al di là del cadeau avrete un occhio di riguardo, e di questo io ne sono certo, perché voi siete gente speciale che merita delle cose speciali. L'Istituto Implantologico Italiano è quello che fa per voi. Se avete pochi soldi potete anche dilazionarvelo senza grandi problemi, ma quello che è importante è che i prezzi sono fantastici. Più gente va in questi centri e meno pagate voi, perché loro la politica è quello di servire tanti con pochi soldi anziché massacrare pochi per fare poi quello che fanno normalmente tutti, con tutto rispetto per la categoria, ma certo è che loro proprio per questo grande numero di centri riescono a darvi il massimo spendendo la metà. Andate a provare, tanto non spendete una lira, tutta la visita è gratuita. Mandiamo lo spot dell'istituto. Oggi non lo dici? Lo dico dopo. Lo vuoi dire adesso? Di. Ve lo dico dopo. No, perché sennò potrebbe svenire qualcuno, io non posso fare i nomi. Giannini è da Roma, si sa. Penso che sì. Non sempre. Allora, sentiamo, mandiamo lo spot dell'istituto implantologico. Problemi di denti? Affidati alle cure dell'Istituto Implantologico Italiano. Leader in odontoiatria, dispone delle migliori attrezzature e dei migliori sistemi diagnostici. I suoi specialisti sono in grado di risolvere velocemente ogni problematica legata ai tuoi denti. Implantologia, rigenerazione ossea. È possibile entrare alle 9 ed uscire alle 12 già con i denti in bocca. Chiama il numero verde 800 58 49 58 per prenotare una visita gratuita. Oppure Istituto Implantologicoitaliano.it, il dentista delle famiglie italiane. Allora, rientriamo. Vi ricordo di seguire quello che ho detto, perché sicuramente ne guadagnate in salute, in soldi, perché mi dicevano addirittura che se la bocca non è a posto ci sono anche dei problemi di postura, c'è gente che cammina male. Sembra una fesseria, per noi che siamo ignoranti magari dice, ma che sta di questo, te pare a te, perché mi mancano due denti in bocca, che poi ho dei problemi di postura. Beh, informatevi, che è proprio questa la realtà. Non dimenticate anche di andare a trovare il mio amico Paolo D'Alessio, quello che sta alla Giustiniana, quello che è maestro orafo,
quello che è maestro orologiaio, se avete degli orologi antichi che avete paura a chi affidarli, il mio amico Paolo D'Alessio è in grado di farvi il miracolo in maniera onesta. Andiamo in pubblicità, poi rientriamo per gli ultimi 20 minuti. Vai! Osteria Don Ciro, nel porto turistico di Ostia, il primo ristorante di pesce low cost d'Italia. Di fronte al mare potrai mangiare i mitici spaghetti alle telline e la fritturina di paranze e calamari con un conto finale garantito low cost che non supera mai i 29 euro, bevande comprese. Osteria Don Ciro, aperto a pranzo e cena al porto turistico di Ostia, in via Duca degli Abruzzi 84 con parcheggio interno gratuito. Telefono 06 56 98 262. Ricorda 06 56 98 262. Quando si parla in strada di competenza e affidabilità, si parla di Veloccia. Riparazioni veicoli a 360 gradi, dalle auto d'epoca alle moderne e super lusso, con la professionalità che da oltre 40 anni ci differenzia su Roma. Veloccia è carrozzeria, meccanica, centro gomme, convenzionato con tutte le compagnie assicurative e di noleggio, legale in sede, con rimborso immediato per i danni materiali e lesioni fisiche. Veloccia SRL, via Giuseppe Devers 62, Roma, zona Romanina, 06 72 34 348, www.carrozzeriaveloccia.it. Paolo D'Alessio Arte Orafa. Maestro orafo da oltre 20 anni crea gioielli. Inoltre esegue incisioni, riparazioni, incassonature, infilature collane, riparazioni su argenteria, ripara persino orologi a cuffia. Rivolgetevi con fiducia al laboratorio orafo di Paolo D'Alessio. Troverete anche una vasta gamma di orologi e tanto, tanto altro a prezzi davvero concorrenziali. Paolo D'Alessio Arte Orafa. Via Trionfale 13840, presso il centro commerciale La Giustiniana. Buonasera, ben ritrovati. Piaciuto? Buonasera, buonasera. Ma sei da Roma, ma che campi a fa? Ma guarda come sto bene. Toccava dirlo a me, Antonio. Io sono della Roma. Lo vuoi dire tu? Dillo no, tu. Non lo dico più, lo dico dopo. No, alla dillo fine. Adesso, adesso lo voglio sentire, dai. Ma se sei da Roma, che campi a fa? Mamma mia, questa mi sta proprio. Questa proprio a massacrare. Questa proprio a massacrare. Sentiamo chi è in linea, pronto? Pronto? Pronto, Antonio? Buonasera, come stai? Sono Mario da Sassari. Tutto da Sassari, giallo-rossa, sì. Senti come mi si gonfia. Quando dici Roma, quando dici Roma proprio, dice ma che è il doppio è diventato, è a Roma, è a Roma. Tutto bene? Sì, sì, tutto bene. Come stai vivendo tu nella lontana Sardegna? Insomma. Dimmi la verità, come vivi? Tu no, vabbè che siete no, pure in tanti. Il batticuore è tanto. È tanto, è tanto. Quello infatti, che è il dramma è che tanti... non voglio parlare del derby. Comunque sia, sai, quello che dicevo prima, che in tanti dovrebbero prendere esempio da chi vive lontano dalla nostra città e ha la fortuna di essere stato baciato dal sole della Previdenza e dice tu sei romanista. Che non è una cosa che capita a tutti, eh? Siamo una 20 grosso modo, no? Perché no, sì, una sì, 40 sì. Diciamo, dai, grosso modo una 40, sì, grosso modo una 40. Questa è la verità, tu nasci e uno su 40 ha la fortuna sfacciata di essere tifoso da Roma. Tu sei uno di quelli, Roma, da Sassari, certo, pensa. Della magica. Antonio, se mi permetti, allora, sì. Lasciando perdere il derby, vorrei fare due saluti particolari, oltre dai. A tutti quelli del tuo parterre. Certo uno che sì. Uno è per Piero, sì. Che la settimana scorsa ha cantato la canzone che avevo chiesto io, il Barcarolo sì, Romano. Sì, non sapessi quindi, quanto mi è costato. Lo ringrazio di cuore. Sì, non la voleva cantare,
Ma che me frega a me di questo De Sassari? Sai che mi ha detto a me? Che me frega a me di questo De Sassari? Io me canto un'altra canzone. Beh, è dispettoso. E lui dire che ridi. Te l'ho detto che te l'avrei sbugiardato. È stato meraviglioso. Ti è piaciuta? Sì, sì. Ma lui, ovviamente. Purtroppo, sai qual è il dramma? È che ho paura a dirgli che è eccezionale. Se gli dico che è eccezionale, mi si monta la testa, poi m'accanna e andrà in queste altre trasmissioni della Roma. Va bene, allora mi limito, non dico altro. E poi il secondo saluto particolare, se mi permetti, lo voglio fare al mister Leonardi. E come perché no? Se tu non lo sai, è stato il nostro allenatore. Come faccio a non sapere? La Sardegna l'ha girata tutta. Periodo. Si è fatto Porto Torres. Grazie, no, della Torre. La Torre, senza il Porto. Il Porto se l'è giocato a carte una sera a 3-7. L'ha perso lì. Solo Torres è rimasto. Poi anche perché io abito vicino allo stadio, quindi lui passava tutti i giorni per andare allo stadio per allenare la squadra. Esattamente. Senti, guarda, ho passato dei begli anni. Lo vedevo tutti i giorni. Ah, se era per lui. Se piazzava in Sardegna non tornava più, Non l'hanno voluto, in Sardegna hanno fatto un bando, riviatevi Leonardi, me lo so preso io. Vabbè, ha fatto un grandissimo lavoro. E come no, perché lui è un grandissimo uomo, questa è la differenza con gli altri. Ci sono quelli che hanno per terminare, Antonio, volevo chiedere una cosa a te, Dai. È l'unico crucio che ho io, a parte Dai. Ovviamente i nostri romani, Francesco, Daniele, certo. Florenzi, sì. E Alessandro, e volevo dire, Pjanic, quando lo vedremo in squadra? Grazie con questo quesito, saluto a tutti. Un abbraccio forte. Io, guarda, a giovedì prossimo, sperando, incrocio le dita. Un abbraccio fortissimo a te, un fortissimamente a Roma, che te ne in tutta la Sardegna. Roma. Ciao, bello mio. Sai, il problema dei piani c'è proprio quello che tu hai elencato, che c'è gente a mezzo campo che va forte, no Mauro? Sì, sì, assolutamente. Soltanto qui al momento no? Ahimè, relegato in secondo piano. Effettivamente suona strano perché insomma un giocatore di quelle qualità e di quelle doti, vederlo in panchina è un gran peccato. È un peccato. Però veramente. Io sono convinto anche che Zeman, se ne avrà l'opportunità, il ragazzo saprà aspettare, credo che non abbia mai tradito nessuno dei propri giocatori. Assolutamente, no? anche perché l'ha dimostrato in tante occasioni, quello di comunque dare spazio, no? Certo. A tutti, e quindi vuole soltanto delle risposte. Tu guarda Burdisso, dopo quelle lavorato, due partite fatto, disastrose, chiamato, è stato messo presente, fuori, eccomi. E Burdisso si è allenato e ha capito evidentemente anche che cosa si voleva da lui in termini di movimento. Certo, insomma, certo. Posso capire che un giocatore arrivato insomma, ai 30 anni però, possa trovarsi in difficoltà quando di gli viene chiesto di giocare in maniera molto diversa. Allora io so che la vera Roma però questo ha fatto. Noi la vera Roma la troveremo il prossimo anno, però questa Roma, anche se non sarà la vera Roma, minimo mi deve arrivare terza, minimo, perché non può fare di meno a qualità, a ingegno. Ma diciamo che ci e può arrivare, che gli altri dire minimo deve arrivare terza, no, ci deve arrivare terza, deve arrivare terza, perché ha le qualità. Beh. Non è che noi stiamo chiedendo la luna, loro anche non giocando il massimo calcio che è quello che vorrebbe vedere Zeman, loro sono comunque sia di altra categoria. Io sono convinto che se Lamberto prende questa squadra facendo un gioco meno complicato e meno bello di quello che vediamo, che quando la Roma va, ragazzi, non ce n'è per nessuno, è chiaro che i giocatori sono anche quelli che ti potrebbero consentire di arrivare a terzi pure senza non avere un particolare gioco. Ecco perché dico che Zeman è che se trova continuità non la ferma più nessuno, questo è vero, ed è tutta qui la cosa. Se trovano continuità, arrendetevi, stendete una bandiera bianca, un tappeto nero sul campo, noi capiremo. Pronto? Buonasera. Buonasera, senta, vi voglio fare un grande regalo. Lo fa lei a me o io a lei? No, io a lei. Dai. Io a voi, a tutti. Dai. Allora, io vi dirò quando voi volete
il risultato della partita di domenica. Porca, prima, no, non c'è fa soffrì, diccelo subito, no, dai. No, ve lo ascolti, di. Ascolti, sì. Ascolti. Sì, a me l'anno scorso mi chiamavano dal Messaggero, sì, per dirmi se gli davo i risultati prima. Io l'ho sempre dati, non mi hanno mai fatto un articolo, mai detto grazie e non gliel'ho dati più. È colpa se voi nostra, volete, maglia, io vi dirò in anticipo, in anticipo. Dimmi, dimmi, okay. Sto fremendo, dimmi quanto, come sarà. Vi lascerò il mio telefono e voi mi chiamerete e vi dirò il giorno prima. Allora, guarda, io, ascoltami, ascoltami a me, ascoltami a me adesso, un attimo. Sì. Tu devi sapere che sì, questa trasmissione ha quattro repliche, a parte la... Vai sul sito Orazio e Curiazzi, vai a Bartolo Fantece, c'è tutta la trasmissione fissa fino a giovedì prossimo. Sai quanti diranno l'aveva detto che la Roma rigonfiava come una zampogna? Perché questo è il risultato, dico bene? No. Come no? Io ti dico solo questo. No, ma non puoi fare queste cose, come? Ascolta, io sono una veggente. Sì. Io ti dico in anticipo quello che ogni volta ti dai e ti dirò il giorno prima quello che fa la Roma il giorno dopo. Allora, dimmi che cosa fa la Roma domenica e che sennò io non vado a dormire. No, allora, il giorno prima. Aspetta un attimo, prendo aspetta, no, lo dico a loro, devi aspettare, hai capito? Ti devi da farti capire. Devo aspettare. Il giorno prima non no, fammi prendere le carte. No, no, lui deve aspettare. Allora, dimmi, non mi fa soffrire allora, però, dai. Aspetta un attimo, sì. Aspetta che altro, aspetta. Sì. Allora, Roma gioca con la Lazio? E quelli all'altra parte del fiume Roma, sì. No, ascolta, io sì, sento male. Allora, e al contrario. Per la cortesia, sì, non mi incrociare né mani né piedi. E che devo incrociare? Guarda, sto dritto come una scala. Allora, di. Ascolta, sì, io ti dico cosa fa la Roma, se perde o vince. Se non me lo dici mi fai morire, non ci arrivo io. Un momento. Mi fai stanco, io sto in fibrillazione, tu mi capisci. Dai, Luca. No, io però, senti, di, ti faccio una premessa. Dimmi. Io sono una persona molto sincera, non so dire le bugie. Dai. Quindi io ti dico la verità. E dimmela sta verità, non mi fa morire. Sto mischiando le carte, oddio. No, allora, e tu mi devi dire, la Roma finirà in questa maniera, e ve lo dice, no, e dici il tuo nome. No, io ti dico subito quello che farà. Dai. Ok, oh, e poi ti prendi il mio numero e mi fai la pubblicità. Allora, dai. Allora, quello che farà domenica la Roma con la Lazio. Sì. Se perde o vince. Che fa a Roma? Allora, guarda, la Roma dovrebbe vincere. Ma tu sei forte, a te solo i ciarlatani non ti capiscono. Di, fermi. In un primo tempo, aspetta, ti dico come andrà. Ma non sì, dai. Silenzio. In un primo tempo, sì, la Lazio crede di fare lei la vittoria. Sì. E invece alla fine vincerà la Roma. Ma è bella mia, com'è il tuo nome? Io mi chiamo Anna Maria, in arte la famosa Maga Cinci. Allora, Maga Circe, se la Roma vince 1-0, vince a Roma? La Roma vince con un po' di fatica, ma vincerà. Allora, la Roma vince la partita, l'ha detto la Maga Circe, tu sai che io giovedì apro la trasmissione e ti faccio. Maga Circe, era facile però questo pronostico, dai. No, guarda, non è scherzo, scherzo, no, scherzo, no, scherzo. Perché, no, non mi fai arrabbiare se no. No, no, non ti arrabbia, per amor di Dio. A te ti faccio un'altra cosa, se no, 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 non mi fa la cattiva però, aspetta. No. Non mi fa la cattiva, Antonio, dai, ascolta, dai. Io, ascolta, dai. Io sono la persona più buona del mondo. Ma lo so che sei brava, lo so. E certe volte, quando dico le cose, le dico per fare. Allora, ti ripeto. Ad Alemanno gli ho seccato l'uccello. Quindi, te l'avevo detto. Io lo so che Alemanno... Vabbè. Allora, a parte questo e a parte gli scherzi, ascoltami. Giovedì prossimo, se il tuo pronostico sarà rispettato, io dirò: l'aveva detto tre giorni prima la Maga Circe. No, ma io voglio la pubblicità. E me che te lo dico io in televisione, non è pubblicità. Che la Roma, aspettami bene, sì, la Roma con un po' di fatica, per me, vincerà. Oh, questo è importante e giovedì lo ricordiamo. Dovrebbe vincere. Un bacio. Dovrebbe, ha detto. Se dovrebbe, sì. Dimmi cosa devo dirti di altre cose. Sì. Abbiamo detto che quelli dall'altra parte del fiume perdono. Devo chiudere la trasmissione. Ti voglio bene, un abbraccio forte. E giovedì, se ci azzecchi, apro con te.
No, no, dobbiamo chiudere. Telefono, lo vuoi? Dimmi. Ti do il mio telefono, mi chiami dopo. Allora, lascia il telefono in regia, prendete il telefono, ragazzi. Allora, salutiamo tutti loro e mentre c'è Piero salutiamo che si prepara. Lamberto. Lamberto Leonardi. Buonasera a tutti. L'uomo dalle gambette veloci. Ancora. Il nostro allenatore. Il nostro allenatore, sì. Poi lui. Mauro Macedonio, caporedattore del Romanista, poi un altro caporedattore Luca Colantoni. Non ci facciamo mancare niente, siamo hai pieni. Visto stavolta l'ho detto sì, bene sì, sì. Bravo. Ma no, ci sono rimasto male che non lo so. Poi lì abbiamo Fabrizio Di Francesco e giù in fondo e Sabatino Mangiafave. Allora ricordatevi sempre, se non sei da Roma, ma che campi a fa? E speriamo, anzi siamo certi, anche perché ha detto la Maga Cince, che giovedì saremo molto più sereni. Oh, te sbagliamo, che cince che andiamo a litigare. Cosa ci canti, Piero? Romanisti se nasce. Allora, una buona notte a tutti voi. Speriamo di... Vi ricordo ancora che sul sito, per chi guarda la fine della trasmissione, c'è la possibilità di vedere da domani mattina la trasmissione per intero fino al prossimo giovedì. Se non sei da Roma, ma che campi a fa? Vai, Piero. Sara? Sara in onda? Sì? Romanisti se nasce, Roma. Romanisti se nasce, Roma. Romanisti se nasce, romanisti se muore, è il regalo più bello, il tuo raggio de sole, è un pensiero che prende, non te lascia un momento, ti sarà sempre accanto, crescerà insieme a te. E la Roma che passa, la Roma che vince, la Roma che vola, non ce n'è per nessuno perché vince l'amore, l'amore è la Roma. E la Sud non smette, la Sud non molla, la Sud è una sola. E mai tu sola resterai. Oh, 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 c'è solo la Roma. Nel mio presente il domani sarà. Oh, 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 ma che amore di Roma. Toccato tutto è meglio di me. La Roma che passa, è la Roma che vola, non ce n'è per nessuno, perché vince la Roma, e la Sud non smette, e la Sud è una sola, e mai tu sola resterai, oh, oh, oh. Manera, no tiene la culpa.
cavagiolle mezzavana,